Ciao ragazzi, spero che la situazione sia, insomma, si sia risolta, speriamo. Fatemi sapere che cosa mi dite. Stavo seriamente pensando di non tornare più in live, perché ultimamente sto avendo troppi problemi per non si capisce quale motivo, dato che la mia connessione è al massimo. È questo programma qua che uso, Streamlabs OBS, si vede. Comunque, io spero, insomma, che adesso vada tutto meglio e prima veramente non era colpa di niente, probabilmente era colpa del programma perché funzionava tutto perfettamente, perché poi appena ho staccato ho provato a fare una registrazione e si sentiva tutto perfettamente. Quindi vi ringrazio, quelli che sono tornati, grazie veramente. Io non l'avrei fatto, nel senso, una volta che uno youtuber ha un problema io quitto e me ne vado, quindi capisco. Insomma, che vi ringrazio tutti quanti. E veramente, dopo anche i messaggi che leggevo, veramente vi giuro, stavo per quittare proprio e ho detto no, adesso non faccio più un cavolo di niente perché, sì. Purtroppo penso che tutti i problemi derivano dal multistream, cioè penso che tutti i problemi siano dal fatto che ho streamato sia su Twitch che su YouTube. Se lo faccio solo su una piattaforma non dovrebbero esserci problemi. Se fate entrambe le cose, probabilmente sì, perché da quando l'ho fatto tempo fa laggavano alcune persone, laggavano tutte le mie live e ho perso un sacco di spettatori per questa cosa qua. Adesso l'audio decide di non andare automaticamente da solo così, quindi non lo so, ragazzi. Mi sa che, boh, adesso vedremo che cosa fare. Al massimo faremo due live separatamente, una per Twitch e una per YouTube. Solo che sì, sarà un po' difficile perché invece di 3 ore di live ne dovrò fare sei. Non so. Comunque, ragazzi, grazie a tutti. E niente, vediamo se ce la facciamo a continuare questa live oppure no, anche perché non sono solamente problemi di live, anche di server. Perché quando mi avvicino io alle persone sembra che o tutti crashano, o tutti scompaiono, o non so che diamine succede. Quindi quando li chiamo non rispondono. Quindi, cioè, vi giuro, è una roba veramente. Stanno arrestando Adam. E finalmente, tanto ha deciso di non lavorare più allo Yellow Jack. Quindi. Eccoci qua. E niente, ragazzi. Non so neanche cosa fare adesso, sinceramente. Non so che. Cioè, sta cosa mi ha ucciso tutta la voglia che avevo. Non so. Ciao, Francesco. Ti chiami Lorenzo. Ciao, Lorenzo. E vediamo se Chris Rally risponde. Probabilmente no. Vediamo se Tina risponde. Probabilmente no. Vediamo se qualcun altro risponde. Almeno c'è Tom. Ehi là, Mi hai ciao lasciato qui a piccolo. casa, brutta stronza di merda. Ascoltami, brutto faccia di cazzo. Sto parlando in caffetteria insieme a tuo padre, va bene? No, non va bene un La cazzo. prossima Adesso volta vieni. che mi dici così ti sparo con la pistola d'oro, non rompere le scatole. Zitta, lavatrice. Stai zitto tu, piccolo ignorante che servi soltanto per costruire i palloni. Senti, adesso rubo la macchina di papà e vado in giro con E quella. va bene, rubagliela, ciao, privet. Ciao. Mannaggia. Adesso gli rubiamo la macchina e ce ne andiamo via con questa. A bello dimmi. Mi hai lasciato a casa di Tina. Ora quindi ti ho rubato la macchina. Ok, ah, ok. Pronto? Che c'è? Oh! Ma lei è il signore proprietario di Amazon? No, io sono Debnis, cosa vuoi? Allora ho sbagliato il numero. Arrivederci. Arrivederci. Mannaggia la miseria. Ah. Questo si chiama metagaming, stream sniping e vaffanculo la prossima volta ti banno. Sì, Alf, grazie mille.
Cioè, YouTube parte 2, grazie mille. Grazie, Sing. Hai fatto bene, figliolo mio, ti adoro. Ah, ok, meno male. Ok, perfetto. Vediamo se c'è qualcuno al Dirt Custom. No, mi sa che neanche qua non c'è nessuno. Ok. Oh, ok, Wad. Ok. Ah, vediamo, vediamo, vediamo. Voglio vedere cosa succede come cliente allo Yellow Jack, come vengo trattato. A parte che ora papà arriva che sta bevendo del caffè con delle persone cattive ed è molto nervoso. Anche io. Perché sono stato lasciato da solo a casa di Tina. E basta. Ma va, basta che scrivi Super Gasper su Instagram, mi trovi subito Lorenzo. Grazie comunque. Sì, devo comprare la nuova sim, infatti è una roba che dovrò fare prima o poi. Ecco, lì la parcheggio giusto qua davanti. Ta 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 ra ra ra. Permesso? Salve. Ho Salve. detto buonasera, salve. Ciao. Ciao. Una birra triplo malto. La birra, quanti anni c'hai? 11 e Non te mezzo. la puoi bere la birra. Ma come No, non te la puoi bere. aspetta un attimo che prendo dallo zainetto. Ti posso dare una Sprite? Ecco, posso berla adesso? No, Me te l'ha la dato do mio la birra, papà. te la do, tranquillo, Dammi tranquillo. una carta di birra adesso. Tranquillo, tranquillo, te la do. Calma. Sì, esatto. Si capisce Andrew Rodriguez? Calma, di Io calma. per quello non leggo i commenti, perché sennò, cioè, mi rovinano la live a volte invece siete veramente gentili. Calma, Calmati, calmati. adesso fai quello che dico Oh, calmati, calmati, piano con sto fucile, io! oh. Ecco. Piano, 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 oh, piano. Lo metto via nello zainetto, aspetta. Aspetta, vediamo se ci sta qua di... Ecco qua. Perfetto, ecco! Oh. Eccoci qui. Grazie per la birra, buon amico! Ah, fammi la fattura! Anzi, dimmi il tuo IBAN, va, che così io faccio più velocemente! 26. Ok, 26. ma se posso chiedere, dove hai Ecco preso qui! quel fucile? Grazie della birra! Ma Arrivederci! 100.000 dollari! Che pazzo! Che pazzo! 100.000 dollari! 100.000 dollari gli ho dato! Che pazzo! No! Aspettate, aspettate, aspettate. Cosa? Mi devi rispondere quando parlo, porcaccio! Ecco, mi accompagni un attimo da un'altra parte perché sono un po' ubriaco e non è che posso proprio usare la macchina, cioè Ubriaco, ma guidare. non ti ho dato. Vabbè. Qua, guarda, ecco, grazie. Se guidi tu un secondo, magari così, magari, ecco, Ma capisci? come guido? Ma dove hai trovato questa? Pronto, papà? Dove sei? Sono allo Yellow Ma Jack. perché il suo tizio, Dino? Perché Ma Ziatina mi ha scusa. lasciato abbandonato lì come te, solo che tu sei mio papà, lei solamente è una persona così, Ma no, Scusa, ma non è una bambino, persona guarda, se vuoi ti così. chiamo i tuoi genitori, ti accompagnano loro. Ma. Sto parlando con mio padre, aspetta un attimo, sali in macchina e stai zitto. Dai, sto arrivando allo Yellow Jack con Bene, va Tino. bene, ok. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, allora, adesso mi porti... Ah no, aspetta che è arrivata mia zia e mio papà. Vai, ti Aspetta un attimo. accompagnano loro. Sì, grazie. Ciao, ciao. Ciao, scusami. Scusami, ma chi sei? Salve, ma siete i genitori del bambino qua? Sono io No. il padre. Chi sei tu Salve. per? No, io lavoro qua. Le volevo dire una cosa. Dimmi.
ha un fucile il bambino. Quindi perché stai facendo domande? mi sembra un po' insolito, cioè. Senti, che lavoro fai? Barista. Allora va a fare barista invece di fare giornalista, va. Va bene, va bene. Ah, buon papà. Lavoro. Si è preso pure i miei soldi. Preso no, in quel senso. No, guardi, non ho preso. L'ho pagato io. Mi ha dato una birra, l'ho pagato io. Okay. Sì, no, tutto a posto, è a posto. Però vai a fare il tuo lavoro, che sei stato ben pagato. Vabbè. Non ti lamentare. No, volevo mi accompagnasse lui perché mi ha dato una birra, sono un po', come si dice, cartoccio. E quindi non potevo guidare la macchina. Oh, scusa. Adesso picchi i bambini pure! Ha sbagliato. Stavo sistemando la ciabattina e per sbaglio è finita nella tua schiena. Senti, hai paura dei fantasmi? No, ho paura degli sbirri. Anzi, allora, ho paura degli... Dimmi. Spara... non c'è più. Aspetta, sono No, c'è. Guarda, eccolo. Sopra la aspetta che tiro fuori dallo zainetto il pompetto. Eccolo qui. Allora, chi devo sparare? Spara qui dove sto indicando. Al dito? Tuo dito lì. Sparo? Sopra il dito. No, aspetta. No. Guarda lì, sopra il palo. No, sopra, lì. Lì. Ma state fermi con quei cacchio di dite! Eccolo lì. Ma cosa? No. Ma cosa state puttando? Io non vedo niente, sparo a caso, becco qualcuno. Eccolo qui, veloce. Cosa? Cosa? Ecco. Oddio, mi sa che ho distrutto una vetrina. No, ho fatto un buco nel... Mi scusi! L'ha preso? Vi giuro, non l'ho fatta apposta. Mamma mia, cioè, vi giuro. Mi scusi! Oddio, cos'è che sparano? Papà! Ho beccato per sbaglio una vetrina e insomma... Eccola papà, spara lì! Sparo lì! Lì di fronte a te, Accoglia! Ancora? Continua. Beccato il fantasmino! Ma che? Fantasmino! Ma no! Oh! Papà, porcaccia la miseria! Almeno dimmelo prima di spararmi i piedi! Cioè, non farmi dire brutte parole! Vai, spara il fantasmino, piccoletto di zia! Dai, piccoletto di babushka! Sì, sotto. È che non ho tanti colpi, cacchio! Sotto, qui sotto! Ah, oddio, ma esce nel sangue! Hai allora visto? È veramente un fantasmino! Sì, ci sono i fantasmi. Ma no! Vabbè, no. Senti! Ma? Zia Tina! Ti dobbiamo portare da MediaWorld? No, dal medico, no da MediaWorld. Dal medico? Aspetta che metto via il fucile. Ma? Allora lo chiamo e... Tino. Aspettate che lo chiamo, Verrà immediatamente. È stato il fantasma. Ma non dovrebbero uccidere le persone, passano attraverso le persone. Ma dipende di che fantasma si tratta. Ma il fantasma formaggino è così. Ma porcaccia miseria, sto medico de merda. I fantasmi non sono quelli che tu pensi, Debris. I fantasmi sono le persone che uccide papà, oppure sì, oppure quello che si uccide. Che tornano a vendicarsi? Diciamo. Ah, ok. Buongiorno, salve. Allora, vi trovo dietro lo Yellow Jack. E qui c'è una donnina in tutina rosa, stesa a terra con la faccia a terra, tutta sanguinante, bruttissima la situazione. Se viene a vedere qui vedrà una roba brutta proprio. È stato un fantasma. Quanti anni hai, scusami? Ne ho 10 e mezzo. È stato un fantasma. L'ha ucciso. C'è un adulto nelle vicinanze? Sì, c'è anche un adulto. Ma che cavolo te ne frega, te vieni a salvare una vita umana, no? Un adulto. Ma digli che sei mio figlio. Vabbè, arrivo. Sì, sono il figlio di Chris Reale. Allora sbrigati. Sì. Muoviti, sì. Sì, sta ceppa, sì. Qui c'è una persona che potrebbe morire. Vabbè, però aspettaci. Mio figlio poteva morire! Oh, papà! Ho urlato troppo forte, le onde sonore ti hanno fatto svenire?
hai quel problema di timpani. Ai 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 ai. Mio figlio che quando il tamburo morrere nell'orecchio trema troppo forte, svieni. No, ti no, tocca no il cervelletto e svieni. No, no. Ma sembra che hai risolto il tuo problema di corde vocali. Sei andato dal coso? No, non ho fatto niente, semplicemente. Quello è il problema. Non saprei che... Ti giuro, No, vabbè. E quindi niente. Dov'è? Qui, è qui, ma che cavolo, è qui. La vedi, è rosa pure. Cioè, è un pugno in un occhio, sta donna. È un maialeno. Sì. Però è mia zia, le voglio bene. Eh sì. Dai, zia, che ce la facciamo? Debbie, sa papà, se intanto continua a sparare al fantasma, puoi farlo, No, no, adesso c'è il medico. Ma no, e basta, il fantasma sarà ben morto, no? Gli ho sparato 800 colpi di pompa. Hai ecco ragione. Ma è normale che abbia gli occhi aperti, anche se le sta facendo... Ah, oh, ecco perché. Sì. È stato un fantasma formaggino. È stato un fantasma bubino, te lo dico io. Sì, è zio Bubu. Ogni tanto no, si diverte a fare il fantasma. Oddio, no, ma è morto sì, Bubu. Sono tirato uno. No, guardate la Tesla come la vediamo in alto a sinistra. La Tesla è storta. Ha una dote, sa fare il fantasma. Ah, ok. Sì. Sai che anche papà è sciatino. Salve, Federico, bello il teaser, mi piace. Ma vado a averti quella, la finta. Quella delle Naus. No. Mi sto un attimo seduta perché... Ed Ebnes? Dimmi. Sai che anche papà e zia ti possono fare i fantasmi? Ah sì? Certo. Mm-hmm. E come fate a fare i fantasmi? Con un muscolo. Sì, abbiamo l'assicurazione delle Naus. Non so, è un muscolo il nostro. Ma anch'io. Allora. Sì, se tu sei mio figlio anche tu hai questa dote. Sì, anch'io ho questa dote. Vuoi provarci? Prego. Ma io lo so fare, guarda. Ashkabura, Ashkavera, fammi diventare una megera. No, non è proprio così, aspetta. No, non proprio. Mi dica? Ma basta che dici... Ah, posso, grazie. Voglio diventare un fantasmino e la notte Tina fa un... No, aspetta. Un riposino! Un riposino. La notte fai un riposino, scusa. È vero. Allora, dai, meglio la mano, grazie, la riesco a piegare sempre. La parola magica per essere un fantasma, per diventare un fantasma, è Bosch Venier. Com'è però? Venier. Bosch Venier. Oddio! Eccolo qua! Ha funzionato! Ha funzionato veramente, sono un fantasma, non mi vedi? Oh. Ah, aspettate, sono troppo veloce. Sono un fantasma e non mi vedi, sono dentro di te. Ma io ti vedo perché sono tuo papà, abbiamo lo stesso potere. Ma mi senti? Dove sei? Sono dentro di te. Ti sento ma non ti vedo. Ti sto guardando dentro le... Magari è meglio di no. Minchia, precoce tuo figlio, Sì, e com'è la parola per tornare in me? Skidadle, skidoodle, my dick is now noodle. Sì, funziona. Eccolo lì. Toodles. Sì, ho toodles. Vabbè, possiamo tornare un attimo a casa che devo cambiarmi da sì, certo che no. Oddio, un po' freddo. Fantasma! Ma tu diventi spesso solo... fantasma. Già. Io sì, a papà, ma ormai per i primi periodi ovviamente devi dire la parola magica. Per me è un green screen. Sì, per me è un... Sì. Andiamo. Ho visto un film una volta, si chiamava Harry... No, si chiamava... Harry Potter. Non era proprio Potter, era tipo... Porter. Porter. Harry Potter. Può essere. Papà, guida la rossa, è nuova! Oh! Mannaggia la miseria, non cambi mai, Sempre uno stronzo sei! Ma era per chiamarti. Ma volevo salire sulla Rolls Royce, scusami, guarda. Aia, allora, dopo sali sulla Rolls Royce. Costa 8 volte sto trabicolo elettrico del caspita. Ma no, ma non puoi dire una cosa del genere, Asiadino. Ma sì, scusami. Poi dove stiamo andando? A far che? Mi devo cambiare, va bene? Perché così è freddo con le ciabattine in pigiama. La madonna, adesso ti devi pure cambiare. Sì, sono uscita in pigiama per venire a prenderti. Ma ascolta una cosa.
vuoi morire oggi? Sì, sì, macchina? Vabbè, tanto c'è mio papà che mi protegge. Ok, sì. No, non voglio morire. Ok. E non so, qua stiamo iniziando ad avere un po' troppa... Ho capito, ma devo fare da genitore a tutti e due, oppure... No, ma qua iniziamo ad avere troppa adolescenza, eh. Bisogna imparare a tacere con gli adulti, soprattutto con la tua babushka, cazzo. Se babushka vero, dice però, che devo andare a cambiarmi, tu non devi rompere coglione. Quello è vero, eh. Dai, apriti, garage di... schifo. Sia di netto cattiva. Arrivo. Sì, direi di sì, se lì in ciabattina. Sì, ma non si può ridurre così una macchina, eh? Oh. Ecco, ecco. Oh. Vabbè, ho due genitori deficienti. Io non sono tuo genitore. Vabbè, ho una compagna, ancora peggio. Non sono neanche compagna. Neanche una madre adottiva, un qualcosa, una sfigata. Sono tuo zio, Bocchvini! Mia zia, ecco, mia zia, Bocchvini, sì. Che sarai Bocchvini, tu, che sarai della scuola. Sì, 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 sì. Sottodotato. Sì, sì. Ma no, se sono un bambino! Vedrai quando avrò la tua età! Mannaggia la miseria! Allora, adesso a papà tu, ogni persona che vede, devi fare una domanda. Cosa devo fare? Una domanda. Domanda. Che domanda? Allora, devi chiedergli... Sì. Senta, signore, ma a suo soro... Ci piace la ciolla. Ci piace la ciolla. A suo soro. A suo soro. So soro. A suo soro? Ci piace la ciolla. Allora lo scrivo un attimo, vediamo. Sì, scrivilo. Vediamo però c'è non chiamare il suo soro, ci piace la ciolla. No. Come no? Sì, bravo, chiama Antonio e chiedilo. Ma non rispondono nessuno. C'è neanche Dai, Giglio. Andiamo. Quello sfigato. Oh, tutto a posto. Ti ho visto proprio la che faccia. Volo, che volo. Sì, fammi vedere, nella... fammi vedere. La faccia sì, nella pianta. Sei un cesso come sempre, a posto, andiamo. Ma no. Ah! Ma si picchiano i bambini, io chiamo sì, il telefono azzurro. Si picchiano i bambini, guarda, si fanno i morelli, vanno dentro. E non a è te Twitter. Se ne do l'azzurro, ti soffoco col telefono giuro, azzurro, giuro, con la corda del telefono azzurro ti soffoco ma se non la smetti. Ma brodo, va, vai. Ma che parlato tu, come ti permetti di insultare a zia? Ma devi scusa, puntare rispetto agli adulti. C'è quella faccia lì, mi dice che sono sottodotato. Smettila di fare la mengera, era meglio quando c'era la mamma. Senti, hai visto l'altra zia, Debnis? Ah, sì, è vero. Da. E chi è l'altra zia? Questa è l'altra zia. Lei. Buona l'altra zia, perché fatta, ecco, perché non ti continui, perché non dumpi lei e ti continui a fare la zia? Perché è morta. Morta. Però possiamo sempre andarla a prendere da morta. No, no. Ecco, allora sì, vabbè, ma allora è papà che è scemo, ha perso qualche rotella con la coca. Appunto, io sono caduta per colpa sua e dice a me che sono un cesso, madonna, guarda qua. Vabbè, ma quello è scollegato dal discorso caduta. Senti, mannaggia, oh. Ti sei preso bene con il parkour? Sì, sì, però mi pare che deve ancora migliorare. No. Dai. Sai che qualcuno qua capisce il russo e ha capito quello che hai detto prima? Eccola lì, grande. Peccato. E quindi non lo puoi più usare adesso? Esatto. Invece la userò perché solo lui la può capire, quindi è una cosa speciale tra me e lui. Ma se ormai l'hanno detto, ormai l'ha detto, lo capiscono anche gli altri. Quella roba Priscilla, Bardot. Priscilla, Peugeot. Ah no! Bobigny, ok. Bobigny. Sì. Vabbè, mi toccherà dirne un'altra allora. Io anche, non... guardo i cartoni animati, c'è Bobigny, l'aggiusta tutto. Sì, bravo. È carino, è simpatico, aggiusta tutto, aggiusterebbe anche sta testa di merda. Torniamo alla Rolls Royce, per favore, almeno quella è nuova intera. Non come riduci tu le macchine, non facciamo guidare più la lavatrice, sennò qua adesso... Ma è tutta aggiustata. Vabbè, io non lo voglio più vedere, tuo figlio sappilo, perché sennò lo uccido. Non sto morendo. Lo torturo e lo uccido, te lo dico, la prossima volta che tuo figlio mi risponde così, sappilo. Ma stai zitta! Altro che gulag. Ma sei dentro il bagagliaio, c'ho la ricevuta quando ti abbiamo comprato al negozio. Ma dai, stai zitta, per favore, vai noi Rolls Royce. Che sto meglio. Ah, ma non si picchiano i bambini! Testimoni tutti! Sta picchiando il bambino! Non mi permetterei mai più! Testimoni tutti!
Testimoni tutti! Hai capito? Aspetta che faccio un documento, che se almeno muoio sanno che sei tu, stata. Aspetta che faccio un documento. Documenti, gestione documenti, nuovo documento, contratto generale. Allora, se muoio... non va. Porcaccia la miseria, porcaccia. Se muoio è stata... Ops. E niente, allora rip per me. Perché sto ancora parlando così? Ma è ubriaco. Ma chi, oh? Ma chi? Lei. Ma no, ma perché quella donna mi ha picchiato? A me mi ha investito. Ecco, appunto, a posto. E siamo mesi ridotti così in famiglia. Ho fatto il documento, che se muoio c'è scritto che è stata Tina Iva... No, lasciami! Lasciami! Lasciami stare! Lasciami immediatamente stare! Oh! Mannaggia la miseria! Oh, mamma mia, Mario! Allora... Ma no, non è nel bagagliaio! Muoio è stata Tina Ivanovic ad uccidermi. Adesso ti insegno che cosa succede. Firma cazzo, e... Emo. Eccoci qui! Adesso do una copia Privet a mio papà, così almeno sappiamo tutti e due cosa buongiorno, succede. Buongiorno, mi dica, Privet. Grazie, Antonio Gamer. Ti ho detto un bel documento. Cosa c'è? Chi è? Minchia, Privet, c'ha un russo. Non posso vederla, papà, mi dispiace. No. Ma no! Sì, quando vuole può andare lì a lavorare di nuovo, comunichi che è aperto, che va tutto. Che se muoio è colpa di Tina Ivanovic. Va bene. Ah, chi l'ha scritto? Grazie. Chi l'ha firmato? Io l'ho firmato. L'ho scritto per me stesso, per firmarlo per me stesso, così se muoio gli dico guardate i miei documenti e gli dico guarda c'è scritto questo, anzi no, sono morto, non posso dirgli guarda. Bello, se lo vedono da soli, giusto, è un documento, è fatto apposta, cazzo. Ma cosa ci stiamo facendo qua? Dove stiamo andando? Scusa, io vivo a Sandy Shores nella villa più ricca di tutte e tu mi stai portando a Paletto Bay. Ma scusa, io ti sto portando a spiegare che cosa fai la prossima volta che mi manchi di rispetto a zia Tina, va bene? Ma sì, caro, perché non adesso farglielo... se vuole un'altra mosca crepi. Ma perché non farglielo vedere nella sua nuova casa? C'è pure la stanza delle torture. Ah, dici lì? Vabbè. Sta volendo una mosca! Volevo buttarlo nel mare. No, Tina non è veramente russa, Tina è italiana. Vedi, papà, adesso questa qui ti facciamo vedere la nuova casa di papà. Quindi sì, anche la tua nuova casa. Dove vai, Tina? Perché... Sì, quante case abbiamo adesso? Ah, è vero, conviene Oddio. Andare dritti. Oh, mamma! Sì, ma non è che io sia tanto comodo qua, soprattutto sotto sopra, c'ho il sangue al cervello. Ma tu sei nel bagagliaio. Così. Lo so! Stai nel bagagliaio. Ma non... Ecco, bravo. Mi piace quando sei così silenzioso. Anche tu. Rispondi un'altra volta e ti metto alla vendita di granchi. Vendita di granchi! No, no, no. Vuoi andare alla vendita? Vuoi essere venduto come un granchio? Aspetta solo che ti metto le mani addosso. Vedrai come te le metto io le mani addosso, piccoletto. Devi imparare il rispetto di zia Tina, eh? Sì, sì. È vero però, papà, le persone più grandi bisogna rispettarle. Soprattutto se sono parte della tua famiglia. Ma lei non sarà mai parte della mia famiglia, l'hai imposto tu! La mamma è parte della mia famiglia. La mamma non fa... Oh! Oh, ma che fai, oh! Chi è parte di famiglia? La mamma! Mio papà mi dice di non essere un traditore, neanche nei momenti... Ok, la mamma è parte di famiglia, e poi chi altro? Il papà! E poi chi altro membro Schizzo. Di famiglia? Schizzo! E poi? E Lulu! Ok. Ma aspetta, ascoltami, Debonis. La mamma non è più parte della famiglia. No, non si sta capendo. Capito, Debonis? No! È sempre mia mamma! È comunque ho capito, mia mamma. Ma tua mamma adesso è...
fidanzata con un altro uomo, insomma. Quest'uomo porta la alleluia. Ok. Quest'uomo porta la divisa da sbirro. Ah, sì, 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 è una tragedia. Ecco. La mamma adesso sta con un poliziotto, però... Se non ti picchiano, sì, adesso... Sarà dura. Vedremo. Capito? Sì, gli sbirri fanno schifo, lo sappiamo tutti, bisogna spararli dal primo all'ultimo. Esatto, la mamma con papà non si è comportata tanto bene. Sì. Quindi è giusto che la mamma si estranei, come l'ha estraneata papà dalla famiglia. Sì. Ma proprio tra tutti i cattoli di uomini che c'erano al mondo, ma proprio lo sbirro doveva andarsi a prendere, sta strozza? Bella domanda. Comunque, cosa? Tu non mi piaci. Ma ti ho comprato schizzo io. Ti ho portato in armeria, ti ho fatto il certificato per fare armeria. Vieni sempre a casa e prendi caramella. Ti porto sempre in giro come una rucca. Adesso dovrei convivere con Siatina, però, Debnis, quindi inizio ad andarci d'accordo, perché... Se tu non mi rispondi male, io ti do tutto quello che chiedi. Ti ho portato a vedere morire la prima persona, che erano miei amici. Va bene. Anche perché un domani, è molto presto, papà non ci sarà più. Ok? Come molto presto? E vedrai solo Siatina al tuo fianco. Ovviamente io ci sarò sempre vicino a te, oppure se non ci sarò più. Però il mio fantasma, no? Hai visto il giochetto che ti ho fatto vedere, no? Di essere un fantasma. Sì. E io giocherò sempre vicino a te con quel fantasma, capito? Ma? Giocheremo a fare i fantasmi. Solo sì, che io un po' prima e tu il più tardi possibile. È colpa di questa? È lei che non ti uccide? No, ah, io no. Aiuto tuo papà. Ad uccidersi? No. No, a stare più in vita possibile e poi a rimanere qui come fantasma. No. Adesso vi faccio un giro. Guido. L'ho sbattuta. Insomma. L'ho sbattuta per sbaglio. Sali. Tranquillo. Andiamo. Dai. Ma come il papà non vivrà a lungo? Sì. Purtroppo sì. Perché mi sa che ragazzi di Chris si vuole fare il perma. Deve iniziare a essere uomo, Debnis. Le cose le devi sapere. Mi sa che Chris si vuole fare il perma. Ah, semplicemente il mio cane un giorno è tornato a casa dalla passeggiata e io stavo dormendo. Accetta questa mi cosa. Mi è saltato addosso sulla mano e ma hai accettato vedere quell'uomo morire. Infatti non riesco ancora, cioè non è che me ne non è rotto, se no non lo muoverei. Dovrei accettare che ma probabilmente mi ha dato un a fare il fantasma. Ma non lo voglio io. Ma vedi che sarà divertente, sarà un bel gioco. No, non è un bel gioco. Tu che sei un fantasma e non ti posso vedere più. Ma tu puoi vedermi quando vuoi. Basta che chiuderai tutte le volte che chiuderai gli occhi. Esatto, e poi le puoi sempre sentire. Esatto. L'importante è sentirle le persone. Non è vero. Perché il papà è bello. Quindi anche vederlo. Vabbè dai, parliamo di cose serie. I tuoi soldi papà a chi vanno? I soldi andranno... Non mi dire in beneficenza perché sennò ti sparo qua sul colpo, E non mi dire al comune, e non mi dire ai bambini, e non mi dire niente. Devi dire solamente al tuo primogenito, Debnis! Assolutamente sì. Ecco. Però, gran parte...
fino a che non avrai 18 anni, però bisogna qualcuno che li gestisce. Ah sì, esatto. Ah sì, allora te li intaschi tutti, eh? Questo è il grande piano che hai. Ma va a fanbrodo, va. Wow. Ma siamo arrivati? Sì. Ecco qua. Wow. Vuoi vedere la tua stanza? Sì. Dai, vieni. È stanza speciale questa, è solo per bambini speciali. Wow! Ecco qua. Questa è la Il tua perma nuova significa che muore per cantina. Sempre, che non può essere... La mia cantina! Sì. Personale! Da, da, tu dormirai qua. In cantina. Ah, ma un letto? No, è in cantina. Ma... Quella pantera mi fa paura. Ma come? Sparagli. Ah, va bene. Oh! Sì, ma mi fa paura lo stesso. Cioè, non è che... Vabbè. Sì, ma io mi prendo il letto adesso. Matrimoniale, va? No. Che bello! Wow! Beh, sì, ma... Allora, chiariamo questa cosa dell'inciampo. O ti cambi quelle scarpe, oppure firmi un contratto che non sei più mio padre. Scusa, mio papà, non volevo. Oh! Questo devi fare, Tina, impara! Impara! Vedi come vanno fatte le cose quando devi chiedere anche scusa? Invece tu non sai chiedere scusa! Tu sei solo rapirmi? Ah! Sfigata, non sai neanche colpirmi in testa! Scema, aspetta, no! 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 Quando parla troppo il bambino, Ma no! Non so perché farà il perma, darà i suoi 10 motivi, ci vogliono 10 motivazioni. No, ci pensi tu, Tina, che sei darà le sue 10 motivazioni un giorno, quando vuole farlo, sembra molto presto, non so perché, è strano perché Chris vuole porta questo personaggio avanti, Chris Reale, da tantissimo tempo. Il fatto che adesso sia così... Se parla troppo, mamma mia. Non saprei. Comunque ragazzi, se vi piace la live, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi per nuovi episodi ogni giorno in live dalle 19 qualcosa alle 20 qualcosa e per di più anche in programma di fare una live molto speciale dedicata a una serie molto speciale magari domani o dopodomani, probabilmente dopodomani. Sì, Debny sarà il futuro boss della mafia. Sì, Simone, esatto, saremo i prossimi futuri boss della mafia. Prenderemo noi, inizialmente prenderà Tina e dopo prenderemo noi l'incarico di fare quello che stiamo per fare, quindi scusatemi, il futuro di questa famiglia, perché alla fine di famiglia si parla, quindi è questo. Eccolo qui. Aspetta che chiamo il telefono azzurro. Io ho dei diritti. Eccolo qui. Allora. Vai, chiama. Sì, sì. Chiama. Fidati che chiamo. Oh! No! Ma... Pronto? Chi è? Salve, mi chiamo Debny. Attacca il suo telefono. Attacca il telefono. Questo è il telefono azzurro? Attacca il telefono. No, non è il telefono azzurro. No, non è il telefono azzurro. Ah, allora niente. Sì. Mi dà il numero del telefono azzurro? Oh! Ragazzina, tutto a posto? Insomma. Ma quando lo impara che deve stare zitto e fare quello che dicono gli adulti? Mamma mia, ma che cazzo di educazione gli ha dato Nora? Santo Dio, mi tocca fare CPR. Insomma. Ma? Aiuto! Ma? Eccolo qui. Cioè, ma io cosa dovrei dire adesso? Cosa dovrei fare? Scappo, è l'unica cosa che posso fare. Ma porca miseria.
Eh sì, ma se mi spara la tua compagna! Ho capito, ma non è la mia compagna, ma poi non devi... Se tu tutte le volte che chiami te devi fare sempre la stessa domanda. Già. Atosoru. Atosoru. Ti piace la ciolla? Andiamo, dai, che ti faccio vedere la tua nuova stanza di giochi. No. No. Che è successo? Dai, vediamo sta stanza. No, non riesco più a tirare fuori le armi. Perché? Mi sono... Dai. No, volevo spararle. Strano Chris faccia il perma, esatto, è strano che Chris faccia il perma, veramente. Non mi fido a starti davanti. Ridi. Che Nora ha fatto gli gnocchi. Eh sì. Papà, Nora non devi nominarla perché non è più nessuno, Nora, va bene? È mia mamma. Non è neanche più tua mamma. Biologica. Vai, scendi le scale. Dai, forza. Oh, c'è una velocità di riflessi pari a un cammello. Basta. Basta. Nel Sahara. Basta. Vabbè, la stanza sbagliata per insultarmi. Vabbè, pensi che io abbia tanta paura? Grazie, Marzia. Eh? Pensi che io ti abbia tanta paura? Allora dimmelo se devo avere tanta paura! Senti, è solo perché mio zainetto si è incastrato alla cerniera e non riesco a tirare la pistola fuori dallo zaino, perché sennò vedrei... Perché papà, per poter tirare fuori di nuovo la pistola dallo zainetto dovresti risvenire un'altra volta. Ah. Il cammello da radioattivo. Senti, ma invece di concentrarci sul cadere dalle scale, uccidere un bambino e io non so quello che faccio io, perché non andiamo a... Insultarmi. Ecco, perché non andiamo a tirare fuori un po' di danari da quegli scemi là fuori, chiamatesi anche mafia... no, che... com'è che si chiamano quelli lì? Rivali... Insomma, sai, i nostri nemici, ecco, e anche gli sceriffi. Perché invece non concentriamo tutta la nostra potenza intellettuale e ci buttiamo addosso agli sceriffi e li facciamo tutti secchi, a tutti a terra? E così possiamo andare avanti con il nostro lavoro tranquillamente, senza nessuno che ci dà, ci dice cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, e che poi ci dica, no, non potete fare questo, allora ci portano in una gabbia che è più piccola di questa, che però meno sangue, che poi dicono, ma tu sei minorenne, allora non puoi andare dove è tuo papà, insomma, e tutte quelle robe che fanno? Eh? Perché ci servono vivi. Esatto, guadagni una persona molto cattiva che rompe le palle dalla mattina alla sera. E quindi... Chi? Che lo vada a uccidere? Si chiama... Come si chiama? Come si chiama? Vabbè, una persona senza palla, papà, perché ha tentato il suicidio. Ah, sì, l'ho imparato a scuola, si chiama tipo ermafrodita, una roba del genere. E chi ha senza palle? Sì, esatto. No, non so. No, non è ermafrodita, è eunuco si chiama. Come? È eunuco. Ma sei sicura? Sì, uomo senza palle, è eunuco. Adesso lo scrivo su YouTube, aspetta. Sì. C'è anche in Trono di Spade un eunuco. Mujeres che stan falta di diligencia sono eunuca. No, mi sa che non è questo. No. Tag eunuca. No. Nuco e un video top e nunca e uia. Hashtag e nunca. Hashtag polemica. È un nuco. Stai cercando nunca, che è in spagnolo. È un nuco. El regreso de los eunuco. Eunucos è nell'imperio otomano. Ma sai che non ci conviene parlare la pena, Sì, andiamo a fare una rapina, va. Non so quanto ci conviene a papà. Perché? Perché c'è una nuova persona in sceriferia che è veramente... Cosa? C'è una nuova persona in sceriferia. No, ho capito, ma nel senso che chi è sta persona? La
presente Carlo? Ti ricordi Carlo? L'ultima persona che abbiamo, l'ultima per ragazzo che ci abbiamo fatto la pena. No, non Carlo. No, il fratello gemello. Ah. Mazza, ma che famiglia di merda pure la loro, eh? Che c'è uno che vabbè, l'altro che vabbè, cioè nel senso. Perché pure? Cioè, perché pure la loro? In che senso pure la loro? Vabbè, guarda, ci siamo in una stanza piena di sangue a parlare così, a farci puzzicchiate a parlare di chi? Certo, cioè, in una stanza piena di soldi. No, cioè, sì, ma dimmi tutti se ti sembra una famiglia normale che la nostra. No, fammi vedere come salti queste pozze di sangue, te no. Ah, pensavo io. Papà! Entra qua, imbecille! Dove qua? È l'altra porta, anche tu sei mannaggia la miseria, ma scusa, ma come siete andati? Senza dirmi niente! E papà, dove è finito? Ah, è un fantasmino! Hai detto Bojvigny, sì. Ah, hai detto Bojvigny, ah! Hai visto, è dentro di lava crisi. Oddio, ma come... Stavo per dire una roba brutta. Come gatti, mannaggia. Poveri, veramente. Cioè, quella gente... Vi giuro, nella mia lavanderia vicino a casa c'è scritto non mettete gli animali vivi dentro. Ma... Posso accenderla? Vai, così vai, velocizziamo la tua... Aspetta. No. Ma ti pare che lo faccio veramente, papà? Tu sei l'unico a cui voglio bene, veramente? Sì, Grazie a Dio non vuoi bene, veramente. No, ci sei tu? Poi ci sono i soldi, poi c'è Schizzo, poi c'è il mio Nintendo DS, la mia PlayStation 5, la mia Rolls Royce, poi c'è la tua Roadster. Va bene, va bene, allora ti uccido Schizzo, dato che sulle carte è mio, così saltiamo un passo, va bene? Provaci e ti inseguo con il fucile per tutto il giorno. Ok. E tutta la notte. Evviva. E tutta la città. Oh sì. E tutto l'universo. Wow. Sempre più uno di... Sempre uno più di te. Mi sfidi a una gara di rutti? Me ci metto anch'io, non so quanto vi conviene. No, no, passiamo, grazie. Allora, andiamo a far sta rapina o no? Carlo, lo uccido io, non è un problema. Aspetta, ah no, giusto, è vero, non posso più. Si è bloccata la cerniera. Vabbè, dobbiamo risolvere sto problema della cerniera, però prima che... Ah, sì, aspetta, non ti preoccupare, subito. Oh, oh! Come volano i bambini. Ai, ai, ai. Ma è solo così. Questa cosa io non so se è monetizzabile. Aspetta, vale. Io ragazzi non so se queste cose è monetizzabile, sinceramente. Però eccoci qui, adesso aspetta un attimo prima di estrarre la pistola. Ah, adesso sì, si estrae la cerniera. Sì, non serve che lavi per terra, Provo a vedere un attimo se si può. Sì, sì, ho già detto, funziona tutto perfettamente, la cerniera riesco ad aprirla. Non serve che lo portiamo a un sarto. No, meno male, dai. Senti, andiamo, a proposito di sarti, chi lo cuce quel cadavere dall'altra stanza, lì dietro? Il tempo. Jack lo squartatore. Jack mangia bambini. Ma no! Quelli sono i russi, no? Sì, anche. Ecco, la vamo a iniziare con gli sbadigli. Sì, iniziamo con gli sbadigli, Per cosa sta l'H della tua giacca? Per imbecilla? Vorrei dirtelo, ma è meglio di no. Non l'ho capito. Idiota? È chiuso lì. Cioè, guarda quanto è intelligente questa. L'hai scelta proprio bene. Ma no, a me bene. Mette che è tutto chiuso. Ah, questa. Chiedate una scampanella. Siamo tutti usciti da lì. Ma magari un paio di domandine te le potresti anche fare, no? aprite sta macchina, però. Vabbè. Allora, cosa ci serve per la rapina?
Io a Rappina non partecipo oggi, ve lo dico. Perché? Perché tu mi stai antipatico. Perché? Perché mi hai insultato tutta la sera, tutto il pomeriggio. Perché? Questo devi dirmelo tu, perché mi hai insultato tutto il tempo. Perché? Vattela a fare da solo la Rapina, dato che sei tanto fico e grande e insulti le persone. Perché? No, io insulto solo te, non le persone. Perché? Ecco, perché insulti solo me. Perché? Basta. Senti, ma siamo arrivati? Eh? Papà? Tina? Tina, siamo arrivati? Qui era il numero di Carlo, questo? Tina? Ma che cazzo è? Ma chi è, scusi? Sono... Let's get it on. To the airman. Pizza, ma hamburger. Sta andando male la chiamata oppure lei che sta parlando così? Siamo arrivati. Balbuziente. Ma per cosa è causata questa sua balbuzia? Pizza hamburger, perché? La droga. No, come la droga. Come la droga. Trauma. Trauma. Ho capito. Ma senta, ma... di merda! Cercavo il numero di Carlo, non so se lei lo conosce. Ah, ho capito. Va bene, allora mi scuso il disturbo, arrivederci. No, non riesco a vedere il mio terzo dito, volevo fare il terzo dito, ma non riesco a vedere. Ma come un signore balbuziente? Mm-hmm. Ma è quello il nuovo sceriffo, è balbuziente? Non lo so. Ah, se è balbuziente rido male. Penso a fare con lui la contrattazione. Perché sì? No, abbiamo messo le strisce. Chiuda. Capisci, oppure no? Oppure pensa che tipo ti ferma. Accosti il veicolo e la multo sul... Non so perché vuole fare il perma, Chris. È strano. Cioè, capisci, no? C'è un po'... Nel senso, non dovrebbero metterlo a contrattare. Con tutto rispetto, insomma. Però, capisci? Ah, ecco, porca! Ma se io scendo e mi slancio la cintura, ma scema! Ma se tu parcheggi, perché poi torni indietro? Sei proprio russa, in Russia fate così, che ci sono i jet atomici che vi passano sopra la testa in autostrada! Ma smettila! Mi sa che è scappata, finalmente. Allora, fermo così, Debba, che ti faccio una foto. Sì. Tira fuori la pistola o il fucile. Aspetta, dallo zaino, aspetta. Eccolo qui il fucile, sì. Eccolo qui. Ok. Devo guardarti? Il perma significa che muore per sempre. Quando fai il perma significa che devi cambiare completamente personaggio e tipo di RP. Ah. Però così, vabbè, sì, dai. E tanto se vengono gli sceriffi li spariamo, tranquillo. Sì, come sempre. Aspetta che chiamo Tina, va. La sto chiamando io. Ah. Sì, ma com'è che sto posto è sempre notte? Ma porcaccia la miseria. Cioè, ma sono le 21. Bella la Rolls Royce comunque. Ma soprattutto è bella la Rolls Royce per... Non so perché, ma sta roba dell'animazione mi fa impazzire. Cioè, sta roba del... Io tengo premuto e posso abbassare e alzare lo spirito lì. Quella roba è bellissima. Ah, che faccio? Guido io? Voglio guido io? Sì, ci sarà Reale, ma non sarà più Chris Reale. Avrà un altro nome, eccetera. Non è che il giocatore esce. Sì, guida tu, non me la sento. Non è che il giocatore esce, è che cambia completamente personaggio, quindi non sarà lui più mafioso, ma potrà andare a fare un'altra roba, potrà andare a fare... Senti, Debba, anche il poliziotto. Qui del... Come? Della macchina.
Sì. Alzo e abbasso la... Sì, sì, lo spirito d'estasi, lì, lo spirito, sì. Aia! Oh. Mannaggia, per un pelo. Sì, cos'è che dicevi? Papà? Papà? Eccomi, eccomi. Ah, ecco. Non distrarti. Allora, cos'è che dicevi, scusa? Attentalo qui da papà, ci sono gli sceriffi. No, non sono sceriffi, a posto. Dimmi, dimmi. Dico, con che qua il tasserino? Adesso qua c'è il tasserino, no? Abbasso e alzo la spalla. Sì, allora. No, devi tenere premuto quello lì nella console centrale. Quello con la scritta lì, H di estasi, estasi. Ah. Devi tenerlo premuto e dopo un po'... Oh, sì, il meccanismo è... Eccolo, vedi? Sì, sì, è proprio bello, lo sapevo io che quando arrivava era bello. Che goduria. Aspetta, alzalo, abbassalo. Aspetta. Vediamo un po' come funziona il meccanismo. Sì, bello, alzalo, alzalo. Oh, si è tirato giù. Sì, è giusto, è lo sportelletto. No, questo è proprio quando gode, Debness. Ah, farrà? Rrrra! Gang gang rrrra! C'era uno che faceva le canzoni così una volta, si chiamava... Designer. Come designer? Designer, con due i, te lo giuro, cercalo su YouTube, non sto scherzando, aspetta, te lo metto... Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Fermo! Ok, guarda, te lo metto adesso, guarda. Ma perché urli? Ma perché non ti fermi? Eccolo. Vedi, aspetta, aspetta che ciao, devo messo, il link di YouTube. Come com'è? Un attimino posto, solo. Beh. Grazie, Jov. Lavoro. Sto bene. Un attimo per me, solo. Sì, sì, sì. Che trovo anche il video. Che così glielo metto. Ma qui i meccanici non ci sono. Boh, no, c'erano un po'. Anche se al copyright, quindi... Fammelo cercare, oh. Debbo che fai metti la musica. Sì. Ecco qui. Debbo hai visto lo sceriffo che ha detto No, cosa ha detto lo sceriffo? Alla foto. Allora adesso no. Fai manda a fanculo con due mani lo sceriffo, così gli rispondiamo. Sì, va bene. Ah, giusto, sta canzone è al copyright, quindi non posso metterla, vabbè, peccato. Ah, però vabbè, c'è il coso che fa i suoni strani, giusto, questa c'è, questa non dovrebbe avere il copyright. Dai, bimba di merda! No! Ecco, senti questi suoni qua! Senti questi, no, questi, ti dicevo, è lui che fa questi suoni! E vedi, è lui che fa gra. Papà, non li sento, manda un po' vabbè, scusa. Sceriffi. Sì, ok. Con tutte e due le mani. No, una. Con tutte e due. Tutte e due? Però guarda. Due, tutti e due. Due. Con tutte e due le mani. Due dita. Ah. Sì. Uy. No. Due dita. Uy. Non, salve, cioè, non esiste. Dita 2! Chi è la macchina? Con entrambe le dita. Due però... 3 secondi, arrivo subito. Uno di numero, due di numero. Com'è la canzoncina? 3 di numero. Ma io non so come farlo. 5, 6, 7 di numero. Oh, le sto a provare tutte, porcaccia, la miseria. Finger 2. ma anche su. Ma in italiano? No. Non ci arrivo, sono ringhi, è andato stupido. Sono anche tuo figlio, quindi è preoccupante. È tutto attaccato!
Sì, e no. Senti, ma dobbiamo proprio farla questa cosa? Ah, ma con i numeri del cazzo. Ma aspetta. Che cazzo te lo sto dicendo da 3 ore? Sì! Ma che capita? Ma perché una roba è fatta con i numeri romani e l'altra con le lettere del calcio? Ma scusatemi, o si fa tutto con un tipo o si fa tutto con l'altro. Lo so. Mannaggia, dai, eccoci qui. Fatta? Sì. Sì, ma cioè, finger 2 col numero 2, io ho scritto fingers, oh. Two finger, no, two fingers, fingers 2, finger 2, two fingers, cioè in inglese finger 2, fingers 2, cioè prima insieme. Di capire che era col 2 numerico, perché è uno di numero, 2 di numero. Andiamo, dai, ma sì, ma ho capito, ma io scrivo 2 lungo, non scrivo 2 col 2, cioè nel senso io scrivo lungo, scrivo no, T-U-E-T-W-O, e che cazzo? No, ma no, ma chi è che fa ste di merda, ma allora ma ditemelo, che mi odiate, no? No, tu e gli altri sono tutti dementi, scusa. Cioè, o si fa tutto lettere o tutti i numeri, che cazzo? Cosa vuole adesso questo con le braccia alzate? Ma non c'è un po' di rispetto, quello di sopra mio papà! Ma che... Ma come si fa me? Ollare, ollare, gang! Ho letto i commenti. Ma guarda questi due palati qua! Salve, serve ma una mano a far benzina? No, grazie. Sicuri? Ah, oddio, ma è lei il balbuziente? Sì, sono... Ah, salve. Salve, Filippo. Perché non... Salve. Ah, perché devo usarlo. Piacere. Ah no, non potevo usarlo. Sì, andiamo... Vedi, papà, questo è quando uno abusa delle droghe pesanti, succede questo. Ah, papà, ma poi fa lo sceriffo uno che abusa delle droghe pesanti? Vabbè, ma tutti gli sceriffi abusano delle droghe pesanti, poi vanno anche a donne vestite un po' scollate. Spesso cosa? Un po' cantieri. Ah, allora non si possono permettere di parlare? No, papà. Ah. No, non si può. Ok. Mm-hmm. Senti, ma cosa ci facciamo qui? Dobbiamo aggiustare la macchina. Eh sì, perché Tina ha rotto sempre le balle. Esatto. Meccanico? Dica. Ecco, aspetto che esce il signore. Sì. Ecco, dica. Salve. 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 Volevo aggiustare la macchina dietro, vedi, un po' ammaccato. Ah, sì. Ha detto gli sceriffi cosa hanno scritto? No. Ha detto che potrebbe essere passibile di denuncia quella foto solo perché aveva un fucile in mano. Un po' troppo fiscale. Caro sceriffo, questa è la risposta. Mm. Ma che caspita sta succedendo? Il Thomas Baker, vedi? Mi sa che mi carica. Consigliamo di rimuovere questo contenuto. Potrebbe essere preso come violento ed eventualmente rimosso dai nostri sistemi. Inoltre è passibile di denuncia. La invitiamo a non commettere di nuovo uno sbaglio simile. Comandante Thomas Baker. E noi abbiamo fatto la foto al comandante. Che sì. Mandi a fanculo. Ah, sì, perfetto. Hai visto poco? Potevi scrivere caro sceriffo Baker. Vabbè. Hai visto il signore come lavoro? Sì, è un bravo lavoratore. Sì, fa molto bene il suo lavoro. Serve altro? No, basta così. Debbene, se vorresti qualcosa di nuovo, la macchina. No, sai no. Com'è la macchina di mio figlio, quindi. Sì. Ah. Sì. Mi scusi. Ma non si preoccupi. È normale quando elogiamo le persone poi sbagliano. Scherzo. Un attimo, controllo il prezzo. Ma guarda, do 10.000 fatte di passare. No.
Peccato che è rotto il... Ma no, dopo, ma dopo si sta. Arrivederci, grazie, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Salve. Andiamo. Andale, andale, cavaliero. Dove andiamo? A fare la rapina. Ma sei sicuro? Ma certo che sono sicuro, sono nato sicuro. Mi chiamo Debris, mica per niente. Ho capito, Debris, a provare, però mi sa che stavolta la rapina può andare male, eh. Ma scusa, anche tu, se lo dici poi davanti ai sceriffi. Scusa, Mattina, che fine ha fatto? Tina è a casa, un po' a rilassarsi. Sì. Ah, allora non la chiamo. Volevo chiedere scusa. Sì, provo. Anzi, no, a casa magari c'è. Spengo il veicolo e metto le chiavi sul cruscotto. Minchia, questo è quello che mi ha arrestato ieri. Mamma mia. Pronto? Che da. Ciao. Senti, volevo chiedere... Ma... Salve. Salve. Abbassi il finestrino. Sì, mi dia il tempo, che è il tempo di trovare tutte queste cose, da? Piena di cose questa cosa. Ciao, scusa, volevo chiederti scusa. Ah, soltanto perché ti serve di fare rapina adesso? No, 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 no! Perché voglio chiederti scusa. Va bene, scusa accettate, mi sono mio. Comportato male e... Aspetti, devo romperlo per abbassarlo. Va bene, scusa accettate, piccolo. Ok. Ciao ciao, a dopo. Ciao. Ah, ciao, è ciao. Abbassato, è abbassato, io lo vedo abbassato. Devo scendere dal veicolo per mostrarglielo. Con permesso, no? Beh, che sta succedendo adesso? Perché ha una mano sulla fondina? Sì, è qui, questa qui destra. Perché ha una mano sulla destra fondina? Mia. Sta facendo flexing. Esatto, ollare ollare gang. It's a good girl, turn me on till I heard him on. Let's get it on, let's... Ah, ma scusi, ma lei fa puff se vede i documenti della gente? Quando diri dopo faccio puff. Ah, ho capito, Bene, grazie per avermelo detto. Mi sento un cazzo di coniglio. Un coniglio. Oh. Allora qui tutto a posto? Sì, pronto, dimmi. Guarda, aspetta, ti chiamo fra poco che sto con gli sceriffi, ti chiamo fra poco. Ciao. Ciao, ciao. Mannaccia la miseria di quella miseria! Bambino, rimanga sul veicolo, per favore. Ma anche no, ma io sto aspettando che finisce, quale? Vabbè, rimane lì, il veicolo è suo, dico. Esente? Sì, sì, il veicolo è suo. Sì, 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 sì. È sicuro? Sì, sì. Sei sicuro? Va bene, sa perché l'abbiamo fermata? Perché siete sbirri? No, perché stava effettuando un eccesso di velocità. Oh. Grazie Simone, ciao! Quindi adesso devo fare un'azione. Ma dai, se una roba del veicolo, genere. Sì. Andiamo a poco. Papà, tu devi sempre mentire agli sbirri, non devi dire mai la verità, capito? Ma io infatti non ho detto niente. Che verità ho detto, scusa? No, nessuno, però ogni tanto ti do qualche consiglio. Grazie, House King! Sì, fai bene, papà, ti voglio bene. Anche io. Grazie mille, ragazzi. Non muovete l'auto. Iscrivetevi se siete nuovi sul canale, no, mi raccomando. Chi e lasciate un like. Cerchiamo di arrivare anche questa live a 3000 like. Nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto all'inizio, siamo ancora a 1000 qualcosa, quindi abbiamo ancora un bel po' di cose 32. Da, insomma, di ancora un bel po' prima di arrivare a 3000. Però grazie mille, ragazzi. Aspetta un secondo. Sì, ognuno trova alcune cose, cioè alcuni trovano leone più figo, altri trovano 50%, 50-50 siamo. Quindi grazie ragazzi, tutti quelli che lasciano like in questo momento, vi ringrazio di cuore, grazie mille.
E cerchiamo di arrivare a 3000 come sempre. Siamo a metà strada, siamo a 1578, ragazzi, dai. Papà, parti. Possiamo partire? Sì, direi ormai, siamo qua da 3 ore. Ok, va bene. Può andare. Grazie, arrivederci. Ah, finalmente, non come si dice agli sceriffi quando se ne vanno via? Ti piace la ciolla? No, com'è? No. In culo e lua. Vaffa. In culo a te. Culate, sbirro culate, di merda. Culate, sbirro di merda. Esatto. Sì, sì, giusto, giusto, giusto. Vaffa culate. Grazie, Lorenzo. Va bene, allora. Senti, non voglio farla qui la rapina, la facciamo da un'altra parte, la facciamo nell'altra banca. Vedo che c'hai pulotti dietro di nuovo, mannaggia la miseria loro. Pullula la città. Pullula. Pullula proprio. Pullula. È una roba brutta. Che dai, suona. Allora, andiamo in avanscoperta scoperta nell'altra. Nell'altra. No, qua, zio, no. Andiamo in avanscoperta scoperta nell'altra cosa, dai. Ce ne sono due. Facciamo questa qui. Direi. No, questo è il mini market. Sì, pronto, via. Yeah. Dove potremmo andare in una banca? Adam. Adam cognome. Banca, ci sono tanti Adam, banca no. E ah, banca. E questo. No, questo è il bancomat. Mm. Ah, sì, 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 sì. Dimmi. Il fatto è che il supermarket non conviene tantissimo con farlo al supermarket la rapina, perché non si guadagna una ceppa di niente. Sarebbe buono in banca, sarebbe buono in banca qua sopra. Il problema della banca qua sopra è che non so se abbiamo tutto quello che serve da fare. Già che si parte con questa domanda, parte col piede sbagliato, eh. Quindi potremmo, se no, che altro potremmo rapinare? Non lo so, gli stipendi devo un attimo controllarli. Comunque adesso ci vediamo al pencil shot, ti faccio il colloquio di lavoro. Senti, sei appena uscito dal carcere. È il telefono. E quindi no, gli propongo allora o la rapina questa qui, sicuramente, che è la che più reati, grande, sicuramente la più bella, anche perché poi abbiamo le naus col piano di sotto, potrebbe essere capito utile sfruttare questa cosa. Non ditemi che stanno fermando noi, perché porcaccia la miseria. Oh, ma una roba. Ma polizia, Gesù, ma no, polizia ancora. A parte che non vedo la mappa, dovrei riavviare, mannaggia. Ancora. Polizia, ti ordiniamo di fermare immediatamente la macchina. Ma va. Ma veramente. Grazie, Giuseppe. Non è vero, ma grazie. Addirittura un mandato. Va bene, dai. Ci vediamo. Vabbè, sì, sì, sarebbe lo stesso una flicca, perché è una flicca anche quella. Ok. Però sarebbe quella laggiù, insomma. Vabbè, vediamo come arriviamo. Ce la sbrighiamo. Al carcere, sennò, quindi. Se mi metto a leggere, poi diventa un casino. Va bene. Ciao, ciao. Senti, papà, ci stanno inseguendo qua e vabbè, andiamo piano, rispettiamo le cose, vaffanbrodo, no? Ma ce l'hanno con noi? Sì, sì, ce l'hanno con noi perché abbiamo la macchina più bella della loro e sono invidiosi. Che facciamo, ci fermiamo oppure andiamo? Ma no, io direi che non c'ho, ci siamo già stati fermati 5 secondi fa, e basta. Scusa, eh. Allora, no, ti volevo dire, senti, questo volevo dirti. Praticamente sto guardando un attimo che banche sono disponibili. Ci sarebbe quella di Paleto Bay. Non sento niente, non riesco a sentire pensare con queste cazzo. Oh! Sì, smettetela però, perché non riesco a sentirmi neanche pensare. Vaffanculo. Allora, quando abbiamo un po' di pace, forse posso spiegarti che cosa vorrei fare. E porcaccia la miseria, ma pure in mezzo. Sapete manco guidare, sceriffi. Per niente. E niente.
Guardalo, questo che fa brake check. Idiota, ci impara a guidare la prossima volta. Polizia, ti ordiniamo di fermare. Sì, sì, impara a guidare, stai zitto. Gente di merda. Oh, ancora una volta che lo dice, ti attivo io il megafono, eh. Polizia, tutto il sospetto è mezzo e mezzo. Polizia, quella scelta non è fermarti. Seguimento, come pronti. Mamma mia, oh, ma è una roba brutta. Polizia, ti ordiniamo di fermare immediatamente la macchina. Oh, questi non ce la fanno. Insomma. Non ce la fanno, eh. Ascolta, è andata direttamente dalla polizia. La madonna, tre persone. Sì, sì, sì. È un bambino che guida, sembra. Ah, no. Ma siete scemi o mangiate sassi? Sono seduto nella destra. Sì, sì, adesso glieli do, adesso glieli ma do. È un bambino che guida, ma che questi sì, c'hanno proprio... Ma sono un po' imbecilli, eh. Ma questi papà che pensavano fossi io a guidare, ma non sanno neanche da che parte si guida. Ma c'è dopo... Aia! Oh. Oh, ma questo che fa brake check qua davanti? Scendete ma... immediatamente dal veicolo! Scendete immediatamente dal veicolo! E voi tornate immediatamente dentro il veicolo, cosa vi devo dire? Bagnato! Minchia, ma che è? Immediatamente, immediatamente dal veicolo, con le mani bene in vista! Ma io... Esci dal veicolo. Ma non so che dire. Ma neanche esca io. Immediatamente dal veicolo. Escare. Va bene, va bene. Insomma. Mani in alto. Mi ha dato una partita. Procedete con l'arresto. Tutti fuori dal veicolo. Vado io, vado io. Ma che mamma mi avete arrestato? Andava al veicolo anche lei. Ma quello è un ragazzo, è mio figlio. Ciao. Ma che devi fare? Lei è dichiarato in arresto. Ogni cosa che potrebbe essere. Hai un sì, ok, sono in arresto, ma mio figlio, lascialo andare. Ogni cosa che dirà potrà essere utilizzata. Ma non mi frega un cazzo. Mio figlio lo devi lasciare stare. Lo devi mandare via. Infatti, lei è in arresto. Non ho toccato mio figlio, vi faccio una cosa. Non finisce più. Quindi fate allontanare mio figlio. Per favore, random straniero. Lei ha diritto ad un avvocato. Io ho diritto ad un avvocato. Potrà okay. Permettere uno, gliene verrà segnato uno d'ufficio, compreso se io... Lei, figli, che mi stanno puntando la pistola, ti voglio dire... Agenti, calma, è solo un bambino. Bambino, lei non è in arresto, venga con noi. Vi siete condannati a morte, vi siete condannati. Signore, lei si allontana immediatamente. Avete puntato la pistola a mio figlio, vi siete condannati a morte. Agenti, che avete fatto? Perché puntate a un bambino? Chi ha puntato la pistola a un bambino? Fate schifo. Fate schifo. Vi siete condannati a morte. Entri a puntare la pistola a un bambino. Ma è un bambino, lo capite? Cosa vi può fare un bambino? A puntare la pistola ad un bambino. Innanzitutto spegnete le sirene che sto diventando sordo. Veloce. Cosa cioè, non capite tre, di portarvi in generale? A puntare la pistola a un bambino. Fate ridere. Lei signore mi fate segue. Fate ridere. Lei ci segue. Del suo... Adesso troverò anche il responsabile che ha puntato la pistola al suo, a suo figlio. Erano tre che hanno puntato la pistola a mio figlio. Tre che hanno puntato la pistola a mio figlio. L'hanno lasciato soltanto come un criminale. Lei ha ragione su questa cosa. Non va bene che che puntino la pistola a suo figlio. Perché non c'entra traumatizzato nulla. Traumatizzato per sé. Però grazie lei comunque adesso la dobbiamo procedere. Signore, con lei si allontani immediatamente. Sì, va bene l'arresto, ma il fatto che siete... silenzio. Il fatto che siete scesi a puntare le pistole. Forza, come se porca miseria, due criminali di alto rango. Cioè, ma mi scusi. No, beh, ha ragione su questo fatto. Abbiamo sgomberato. Cioè, adesso... Ma tu devi stare zitto perché è la seconda volta che mi punti la pistola senza un cazzo di motivo apparente, ti faccio perdere il lavoro. Va bene, fammi perdere il lavoro, però intanto adesso vieni incentrato con noi. Grazie, e tanto tu sei un altro che sei condannato a morte che ti sei permesso a toccare mio figlio. Sì, e a puntare la pistola a mio figlio. Non l'ho toccato, io puntavo verso il vetro. Tu hai puntato la pistola a mio figlio, eravate tre a puntare la pistola a mio figlio. Fatti schifo, levati quel cappello e butta quel distintivo. Butta quel distintivo. Portate la centrale però. Ma come lavorate? Vi siete condannati a morte? Se lo dico lo faccio. No, boh. Fate andare via mio figlio, fate andare via mio figlio, per favore. Chris, chi è? Figlio sarà appunto... Vuoi che riporto come deve andare casa? Via suo figlio, mi scusi. Mio figlio, chiamate qui... No, lo accompagniamo in centrale e poi chiameremo appunto un tutore che lo potrà prendere. Sai, non mi ho paura di loro. Chris, vuoi che lo porto io? Sì, portalo allo Yellow Jack. Ok.
Posso usare la tua macchina? Questo signore che è entrato nella sì, prendiamo un occhio. Perfetto. Com'è che si chiama Dennis, giusto? Debnis. Uno di voi agenti prenda il soggetto. A papà, stai tranquillo, non succede niente, sì, va bene? Pensato di morire, papà. Negativo, no, noi abbiamo papà, la quando stai con papà non ti succederà mai niente di male, va bene? Stai tranquillo, okay. Piccolino, papà adesso arriva. 10-4. Va bene? Caff, sì, signore, sì, oh mi spiace. Ci vediamo dopo, piccolino. Ciao, okay. Ciao. Papà. Adesso papà va a giocare un pochettino con gli sceriffi, che sono amici gli sceriffi, eh? Va bene. Signore, mi segua. Andiamo, ragazzi, dai. Segua i miei due colleghi e entra in quel veicolo lì. Ti prego, portami ah, Debnis, va bene? Portami dalla mamma. Come guida questo? L'auto però in teoria è l'auto deve essere controllata prima, signore, dove va? Mi scusi. Dobbiamo no, effettuare mia, controlli. Stavo accompagnando il bambino sì, ma infatti, a casa, va... Sì, però dobbiamo effettuare controlli. Debnis. No, non si allontani troppo, bambino. Ah, mi sento lontani da me, ho paura. No, ma aiutami, non succederà niente a suo padre, non si preoccupi. Sono brave persone, sia no, tranquillo, Debnis. Sono brave persone. Oh, ma che cazzo? Oh, ma signore, che fa? Mi scusi. Che cosa? Io non ho fatto niente, mi sono avvicinato. Cosa è successo? Cazzo di sceriffi. Mannaggia. Ma dove va? Mi scusi. Dove va? Non si preoccupi. Sceriffo, lei vada via. Posso curarla? Andate tutti via, raga. Andate tutti via, per favore. Se vuole la cura, sono medico. No, no, sei tranquillo, non mi ha fatto nulla. Mi ha schicciato un pochino dal tallone. Ah, ok. Ah, Debnis. Sono, lo so che sono cattive persone, ma stai tranquillo. No, io sono tra... Io sono tranquillo. Scusami, io sono tranquillo. Quelli sono degli spiriti in merda, lo so, stai tranquillo. Io ho fatto tutta finta per essere mandato via, ecco, niente di che. Bravo. Cosa mi è venuto un lapso sul cervello, volevo parlare con voi, ragazzi della live, e poi... Andiamo a prendere l'auto di tua mamma che andiamo a casa? Sì, andiamo a casa. Io non vedo le robe perché devo riavviare per le texture, ma vabbè, vediamo adesso. Quanto riusciamo ad andare avanti? Ehi! Oh! Vieni qui! Orco, ma come hai fatto? Oh, ma sei scemo? Oh! Ma è morto! Ma no! L'unica mia salvezza è morta! Senti, ma porcaccia la miseria, fammi chiamare Tina, va! Mannaggia! Ciao Tina! Da? Senti, hanno arrestato papà, io sono da solo in pista! Come hanno arrestato papà? Sì, hanno puntato addosso a me, hanno puntato 4 pistole, 4 agenti mi puntavano. E ti giuro, ho avuto tanta paura. Adesso ci penso io. Sono alla pista. Ciao, arrivo. Ciao. Debnis. Oh, ma allora ci sei? Non ti ho visto più? Senti mio papà, mi sento... Lascia sempre qui una macchina parcheggiata, vuoi che te la prendo? Vai, prendila. Oh, cazzo, okay. Ma... Sì, ma che... Vabbè, ho capito che hai il sottosuolo delle scarpe che scivoli, però... Vabbè. Beh, quanto è bella con questo colore, ragazzi. C'è una roba, è spaziale. Eccoci qui. Ma perché casco giù nella mappa? Ma io... Ma che cavolo ne... Senti... Ah, senti, vai, facciamo una roba, guarda, è arrivata Tina, senti, è indifferente. Ah, marime. Ma questo che problemi ha? Non saprei, ragazzi. Sali, che dobbiamo Tina, andare... Ciao. Dai. Cos'è successo? Ho avuto tanta paura. Fermo, Debnis, rimani qua, bello.
Scendi, fammi, ma chi vuole questo? Ma perché? Ma che cazzo è questo? Sali, non ascoltare quello lì. Sali a tua babushka. Sì, sì, salgo con la babushka. Per cortesia, accosti, per cortesia. Ma che cosa vuole? Salve, scendiamo dal veicolo. Ma accosti cosa? Ma sono come stiamo fermando, scendo dal veicolo, grazie. Gesù Cristo, mi dica. Perfetto, mi dia documento e patente. Assolutamente. E che caspita, oh. Metri così oscurati, perché? Mi sono stati dati così di fabbrica. Di fabbrica? Beh, dovrebbero cambiare. Non abbiamo un certificato. Mi hanno detto che c'è un certificato che posso girare così. Sono talmente tanto neri che vedo il riflesso di un... cos'è, un deserto? E lei è una proprietaria di un'azienda? Sì. Nora. Che azienda? L'Enhouse, sono coproprietaria. Coproprietaria, vice direttrice o direttrice da contratto? Vice... non lo so, non posso. Che domande sono, i contratti. Cioè, che domande strane sono? Non posso vederli. Non capisco. Ok, ma... quindi lei è venuta da me a fare il certificato? Per cosa? Per i vetri. Grazie mille, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like. Io ho mi raccomando, con il iscrivetevi se siete nuovi sul canale. Mi ha detto che qua c'è il contatore di iscritti, ragazzi. Cerchiamo di farlo arrivare a 766.000. Forse ci arriviamo. Magari, ma sì, anche oggi è possibile. Lasciate un like, ragazzi. Siamo a quanti? L'obiettivo di oggi è 3.000 like, ragazzi. Sotto la live, 3.000 like. Siamo a 1.969. Abbiamo ancora un bel po' di like da prima di arrivare. Se arriviamo a 3.000 like. Cosa potremmo fare con Demnis? Beh, scrivetemi voi qualcosa così almeno dopo. Se vuole le chiamo il signore che glielo dice direttamente a lei. Ma che stai facendo? Addirittura? Sì. Che... ah no, guarda, non c'è bisogno. Ha disappoggiato? Andiamo da Nora, se volete. Il problema è che io non posso guardare. Grazie, il ragazzi. Documento. Manca poco, cioè, dai. Manca poco. Meno male che c'è l'intercooler. Adesso non si aggiorna in tempo reale. Cioè, è quasi in tempo reale, ma non è tempo reale gli iscritti. Quindi aspettate solo un attimo prima. E poi si aggiorna, non vi preoccupate. C'è soltanto una multa per... per cosa? Inversione a U in una zona non... c'è doppia striscia continua. Ma se è un qualcosa privato. Dai, oggi sono bravo, le faccio soltanto la multa, va bene? Ma quando? Prima all'incrocio. Minchia, stavano sparando. Sì che faccio una cosa dopo stavano sparando. Ma io l'ho visto che quello lì c'aveva la pistola in mano. Ho detto, ascolta, meglio che me ne vado fuori dalle palle, va, se no. Quindi prima che la fermavamo noi? Sì. Ah, quindi lui è uscito la pistola, poi l'abbiamo abbattuto, ma lei già... No, non l'ho uscita io, l'ho uscita no, il signore allo Yellow Jack. Ho capito. No, pensavo che l'aveva uscita nel momento. Scusi, ma io me la filo la grande. Grazie, Vinci. Ha assolutamente ragione. Ecco, sì, a te il documento. Grazie. Un attimo. Ma sei sceriffi. Ci fermano ogni 5 secondi, non si può andare più da nessuna parte. Sono talmente tanti, non so quanti ce ne siano. Penso ce ne siano un 15. Eccomi qua, perdona, mi sei aspettato. No, è perché che cazzo, è già la seconda volta adesso, in 5 secondi che ci fermano per cagate. Com'è la seconda volta? Sì, perché adesso hanno fermato te, ma proprio un secondo prima io sono qua perché hanno fermato il papà e l'hanno arrestato, l'hanno proprio ammanettato, hanno perché puntato hanno... a me. Perché non lo hanno so, fermato? Hanno detto fermo criminale! Hanno puntato a me 3 pistole, avevo tutte in faccia, mi sono sentito malissimo, pensavo di morire. E poi che cosa è successo? E niente, poi è arrivato uno che ha investito l'altro, che doveva essere il tizio che mi portava via. E poi hanno litigato e poi papà ha detto di non preoccuparsi perché adesso è... adesso sistemerà lui. E poi questi qua, insomma, ha detto che moriranno tutti perché hanno puntato una pistola a un bambino. E poi gli altri hanno gli sceriffi hanno sgridato gli altri sceriffi. Oh, ma questo! Hanno sgridato gli altri sceriffi. Ho sbagliato strada. Ecco, vedi, non fare altre inversioni, che ci fermano di nuovo. Guarda questo in mezzo alla strada così. Ecco, di notte poi. Allora, quindi capisci com'è la situazione? Questi qua hanno detto vi ucciderò tutti perché voi sceriffi avete puntato la pistola a mio figlio e niente, tutto qui. Adesso, ma cosa cazzo fanno? Fanno a 60 all'ora che è il limite, però siamo a meno di 60 adesso. Siamo a 30. Sì, siamo a 30. Comunque non ci si può questa fidare qui più di nessuno. È ostruzione. Sono tutti sbirri. Guarda, quelli davanti sono sbirri in borghese. Quelli davanti ancora sono sbirri. No, quelli non sono sbirri, però sono semi sbirri. Lo sai?
Lo sai chi c'è davanti? Lo sai chi è nella macchina davanti? Quello che si voleva suicidare per tua madre è quello che mi ha fermato. Per tua zia è quello che mi ha fermato. Chi? Ma c'è un semaforo qui? Sì, c'è un semaforo. È rosso? Sì, è rosso. Ah, ok. Guarda qua che fila. E mi è crashato, rip. Meno male, perché dovevo riavviare comunque. Tanto vedete come sono messe le texture. Sono andate tutte a quel paese a me. Ecco qua. Ok, fatemi riavviare velocemente, velocemente, velocemente. Sono comunque felice che vi funzioni tutto correttamente. Ah, aspettate che sennò purtroppo devo fare così, sennò si vede l'IP. E cosa volevo dire? Sono felice che... ricordo. Che funzioni tutto correttamente, probabilmente perché... abbiamo iniziato questa live nel peggiore dei modi possibili. E meno male ci stia... cioè, meno male. Comunque, ragazzi, non so se lo vedete, abbiamo fatto anche un salto di qualità. Siamo passati dalla tele... dalla webcam... da, mi pare, 300 euro alla Reflex, la Sony A7R3, per fare le stream. E quindi, sì, c'è stato un bel upgrade di, insomma, di vista, così mi potete vedere questa brutta faccia ancora più, ancora meglio. E quindi, niente, ragazzi, comunque, grazie mille, e fatemi sapere come... ciao! Siamo a 2400 like, io vedo 2331, però volete giocare con me? Ecco qua il link, è il primo link in descrizione, ragazzi, è il link del server in cui sto giocando, che è il mio server. Quindi, sì, insomma, come sopra angolo green screen, cosa? Non, io lo vedo bene, lo vedo tutto pulito. Non vedo problemi, però, boh, non saprei. E vi ho mandato il link. Quando volete potete entrare tranquillamente nel server, fare le whitelist e giocare insieme. Sì, la musica è tolta perché c'è il copyright, quindi la tolgo preventivamente. Grazie mille Ciro Barbera, grazie di cuore ragazzi, mi fa veramente tanto tanto tantissimo piacere, perché io mi impegno tanto e sono felicissimo che questa cosa si veda in alcuni casi. Un dinosauro? Certo che sì, te lo regalo subito un dinosauro. Eccolo qua. Un dinosauro. Con che PC si può giocare? Qualunque PC che supporti GTA 5, ovviamente. Ma veramente ormai i PC anche di fascia bassa lo supportano, perché ci sono i requisiti minimi di GTA, sono veramente minimi. Aspettate ragazzi, stiamo entrando, non vi preoccupate, stiamo entrando subito, tra pochissimo, cioè, proprio lasciate un secondo e non... io vedo 36 like, no, prova a refreshare. Eccoci qua, 2400 like, ci siamo arrivati. Aspettate un attimo che stiamo entrando, siamo praticamente alla fine. Adesso torniamo con Debris e continuiamo tutti. Ciao Francesca, grazie mille. Ciao Fra Giacomo, si può scaricare anche sul PC portatile? Certo che sì, se hai un PC portatile abbastanza potente puoi testare GTA. Anche sul Mac addirittura si potrebbe giocare. Io ho giocato, ho fatto dei video anche su GTA 5 sul Mac. Eccoci qua, siamo entrati. Grazie a tutti quelli che sono rimasti in live, ragazzi. Eccoci qui. E adesso dovremmo essere rientrati con le texture che si caricheranno correttamente, perché giustamente c'è il problema che dopo un po' che sei in game ti spariscono, giustamente, perché ci sono tante cose da caricare. E purtroppo 5M non è benissimo ottimizzato su queste cose, quindi succede a tutti, purtroppo. Bisogna solamente portare pazienza. Guardate che chiamiamo Tina, che mi ha abbandonato così in mezzo alla strada qui, e... eccoli qua, chiama Tina. Facciamo una chiamatina. Detto così suona strana, però... Ciao, sono all'incrocio, mi hai lasciato qui, ho freddo. No. Sì, grazie. Uffi duffi, puffi puffi. C'era una volta un re che aveva tanta fame di bistecche, di salame... E allora un giorno... me la sono inventata, ma è venuta una bella filastrocca. E allora un giorno si è mangiato anche il contorno. No, vabbè, è bellissima questa cosa. E una volta la Befana... che puttana quella... ma mannaggia... ma quelli che neanche si fermano vedono un bambino in mezzo alla strada sotto un palo della luce. Ma sei uno sceriffo, ma vuoi fermarti? Faccio la miseria. Ah. Allora, c'era una volta una russa che mangiava
Ma porcaccia la miseria, sono qua in freddo! Sto morendo di freddo! E io sono in maniche corte, vedi un po' te? Mamma mia! Chiamiamo Uber, a sto punto chiamo Uber. Cosa posso fare se chiamo Uber? Sparato la macchina, è arrivata la gangster. Senti, gangster. Senti la mia filastrocca, eh? L'ho fatta adesso mentre sotto il palo a cantare. C'era una volta una... Oddio, ma cosa fanno questi? Una... non me la ricordo più. Mannaggia, l'avevo fatta bene, era bella. Dovevo scrivermela, ecco. Spero io che dovevo scrivermi le cose, mannaggia. Che brutto l'alettone. Con parole sue. Ah, neanche io comunque. Bastava che chiedessi a me, Tina, neanche... Senti, Tina, ma cosa ci fai con il cuscino quello per dormire negli aerei attorno al collo? Cioè, sei stata in aereo oggi? No, non c'è niente! Ma neanche io, ma questa si droga, ma mannaggia! mannaggia, sì, vabbè, va. Salve, ciao Antonio. Come stai? Oddio, ma quando prima? Mi hai ululato dall'altra parte? Ah, no, no, scusami, ah, sì. Non ti ho sentito. Ciao, tutto bene? Dov'è mio papà? Sì, però voi mi avete puntato una pistola. Io ho tanta paura di voi. Sì. Tre pistole mi hanno puntato, Antonio. Guarda, io ero così. Io ero così contro la veicolo e loro mi puntavano da fermo con le braccia alzate. Sì. Antonio, no, non vuoi non lasciarmi con loro? Sì. Sì. Va bene. Sì. Sì, arrivo. Sì. 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 Ok, sì. Sì. Grazie Matteo Fontanelli. Sì, senti però una cosa. Sì, io proteggo il papà quanto vuoi. Oh, è vero. Sì, io ascolto il papà. Sta bene il ragazzino? Sì, oh. se vi allontanate che sto parlando con il bambino. Scusate. Un secondo, grazie. Aspettate un attimo. Io okay. Però ti devo dire una roba. Cosa è successo? Ma... il papà prima di essere arrestato... Sì? Cosa mi ha dato una partita IVA. Dalla me, immediato. No. Sì, no, non puoi andare dentro con quella partita IVA. Dalla me, poi ce la restituisco io, fidati. Non mi fido che glielo restituisci. L'ha fatto anche con me quando eravamo davanti al piss and shot. So benissimo, so meglio di te che cos'è la partita IVA. Se tu vai dentro in sceriferia adesso, te la possono trovare, dammela subito. Però, aspetta che scrivo un messaggio a papà che ce l'hai tu, ok? Sì. Non urlare. Oh.
dato la partita. Te lo scrivi e la dai subito a me. Ho dato la priva a Tina perché mi hanno chiamato in sceriffia. Anche altre cose che non devi te avere. Te lo dico perché prima che vai è dire. Giusto okay. Così. Eccoci qui. Scusatemi ragazzi, quando abbiamo tolto il trailer poi mi sono dimenticato, mannaggia la miseria, di rimettere, perdonatemi. Perdonatemi. Oh, ce la faccio. Oggi non ce la facciamo con l'audio, oggi proprio con l'audio non ce la faccio, non so che caspita di problema. Signora, il bambino se... Stiamo facendo un discorso un attimo, io lui è traumatizzato, vi potete allontanare? Porcaccia puttana, cioè, non lo so. Aspetta, per cortesia, perché non è un linguaggio pulito davanti a un ragazzino, non è un linguaggio molto carino. Però una volta ma tu se lo vedi da fuori al veicolo non il vedi che è un bambino, è capito? Non può nel momento in cui esce da passami la roba. È già tutto. Già tutto, anche le tue cose sono tutte legali, quelle che hai nello zainetto? Signora, mi scusi. Dobbiamo portare il piccolino in centrale. Ho capito, lo so meglio di voi perché io già parlo con l'avvocatessa, va bene? Quindi ve lo porto io fin dove va portato. Sì, ma non è un problema, solo, sì, ci segua pure in solo per... Sì, ma... Ecco, vabbè, vieni dai. Con me, piccolo. Dai, ti accompagno io, va bene? Ti fidi a venire? Sì, dai, sì, andiamo. Vieni qua. No, adesso andiamo in centrale, un attimo. Mannaggia la miseria. Ecco qua, ecco l'avvocatessa, quella che ti ho pensavo parlato, che eri ti ricordi? Seria. Che ti ho parlato sì. Di lei? Ciao. Ecco. Siamo di lei ti puoi fidare, fuori, va bene? Solo di lei ti puoi fidare. Sì, oddio, ma i colleghi, siamo belli. Comandante, ciao. Okay. Ma tu eri alla festa ieri. Sì. Sei allora, quella simpatica. Ragazzi, siate autonomi. Allora, oddio, siamo veloci. Uno può prendere di nuovo charge. Qualche domanda. Quindi ma sei bellissimi, eh? Così, ma lei che cosa fa qui? No, è un bellissimo bambino. Cosa ci fa qui? C'entra? Adam 3. Grazie ragazzi, mancano solo 500 like, neanche 450 per arrivare a 3000. Grazie ragazzi. Occhio. E perdonatemi per il piccolo errore che prima non mi ero ricordato, perché per il copyright ho muto sempre l'audio per la intro, che purtroppo ha il copyright. La cambierò mi sa domani perché mi sono stufato. E niente. Quindi se la situazione diventa troppo particolare. Va bene. Ok, ho capito. Scusate, mancano solamente 70 iscritti, ragazzi, ai 766.000, quindi mi raccomando, iscrivetevi se siete nuovi sul canale, cliccate sul pulsante iscriviti qua sotto. Però posso dire una cosa? Cosa? Il bambino potrebbe aver subito qualche tipo di trauma, esatto. Noi siamo l'ospedale e possiamo eseguire i certificati psicologici sotto licenza. Ne ha parlato già con la madre, penso. La madre bene, se la madre mi ha... la zia, la madre, voi che cacchio è. Adesso dobbiamo andare un attimo, non è un problema. Per cortesia, noi dobbiamo procedere. Se ci lasciate il nostro spazio. Adesso vado fuori da coglioni, però volevo chiederle la cosa. Moderi termini, moderi un linguaggio davanti a un piccolo ragazzino, per cortesia. È un bambino. Scusi, bambini. Ma volevo chiedergli se per caso conosceva qualche personcini che è capi. Mi avevano detto perché io cercavo lavori che sono poverieni. E mi hanno detto perché che... lei finisce ogni frase con i? Ma per una domanda di merda cos'è interrotto tutto? Posso dare ragione al bambino? Io stavo parlando del mio cazzo di trauma e tu per una domanda di merda così vieni a rovinare tutto. Ma scusami. Senta, vado a cercare il lavoro. Scusi bambino, via qualche fax a qualche azienda che assume. Fracino, è da 4 giorni che cerco qualcuno. È da 4 giorni che cerco lavoro. Vecchio, vieni qua con me, vieni. Ragazzino, vieni. Sì, no, non scappo, un attimo. Allora, se segni questo, un attimo, adesso non è il momento adatto, diciamo, per contattarlo, però... Quindi, stavo dicendo... Ma contatti di chi? Questo numero è un numero del suo nuovo datore di lavoro da domani. O da oggi. Un attimo solo che scrivi, solo dagli un secondo, sì. Ok. È pronto? 3, 7, 1... Aspetti. Mannaggia la miseria, ma che c'ha il telefono anche lì? Sì, se c'ha l'iPhone 12 Max Pro... possiamo andare. Sì, allora. Pronto? 3, 7, 1, trattino...
Aspetti, tre... ma che aspetto a fare? Ma aspetto troppo, aspetto. 3-7-1. Sì, trattino, 4-1-9-7-0. Sarà il suo nuovo datore di lavoro. 1-9. Sì, siete 0. Siete 0. Ok? Ok, aspetti. Allora, 3-7-1-4-1-9-7-0. Sì, 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 esatto. Ok, grazie mille, fratello. Grazie. Il suo futuro datore di lavoro, va bene? Arrivederci. Grazie, cuscino, ok, sceriffo, eccomi qua, possiamo fare quello che è, però con l'avvocatessa, per favore. Sì, sì, venga, venga. Ciao, ci provo subito. Quindi... Ciao. Piccolino, allora... possiamo agenti? Andare? Andiamo, andiamo. Sì. Per tanto c'era una signora qui che si aveva fermato. Di pura sicurezza. Per chiedere del lavoro. Sì, per pura sicurezza andiamo nel marciapiede. Sì, wow. No, dicevo, andiamo che sicurezza da... al marciapiede. Senti, avvocatessa, mi dai la manina, per favore, perché ho paura degli agenti. Certo, piccolino. Grazie. Andiamo. No, adesso. A quanto pare i giudici sembra che non ci siano. Aspetti un secondo. Ma come? È un po' impossibile. Ma perché io sono ancora in mezzo alla strada? Allora, non dovevamo fare 3000 cose, dai, vado dentro la sceriffina da solo, allora, se non mi accompagnate. Ma che cavolo. Vieni, vieni, com'è che ti chiami intanto? Com'è che ti chiami? Ragazzi, piccolino, vieni un attimo. Com'è che ti chiami? Io mi chiamo Depnis. Allora, sì. Depnis, dobbiamo andare... Sì? Una caramellina? Diventato un fantasma? Ah no, è lì. No, non voglio caramelle dagli sconosciuti. Allora, mi fido solo di lei. Per sicurezza, sì. Noi andiamo in ospedale per controllare se gli è successo qualcosa, ok? Allora, siccome a me non risponde, sì, perché molto probabilmente voleva pull-upparmi, ma io ho detto ancora di no. Provi, se è possibile, lo faccia chiamare dal signor reale, il giudice, che sicuramente lui risponde. Perché... Williams 18. Ok, un attimo, signora agente. Come? Signora agente, non so quale sia il suo nome. Dica. Può seguirci dentro l'ospedale, perché dobbiamo fare accertamenti medici sul bambino. Devo seguirvi all'ospedale? Sì, perché è un minore. Ok, va bene. È per accertare che il bambino non sia scappato. Non abbia subito un trauma. Sì, i medici lo visiteranno, ma le deve accettarsi che il bambino non può scappare, così i suoi agenti e i suoi colleghi non decidono di fare quello che vogliono, ok? Vediamo, vai. Ragazzi, no, comportati bene. Andiamo in ospedale. E io mi comporto sempre bene. Va bene. Strozzo di un agente. Quello è che devo andare dietro qua. Comandante, ci rechiamo un attimo all'ospedale, ci dobbiamo accertare che ragazzo sta bene. Sì, ma io voglio l'avvocato. Sì, adesso arriva anche l'avvocato. Firmisso. Avvocatessa. Salve. Ciao. Eccolo qua. Sì, sono un dottore. Esatto, è il nostro dottore preferito. Aspetta che va a cambiarsi, Dennis. Ah, scusa. Sì. Adesso si cambia e poi ti fa una piccola visita, ok? Ok. Perché piangi? Perché mi hanno buttato la pistola. Salve. Lo so, piccolino, mi aprite? Per il momento l'unica cosa che possiamo fare è questa. Devi essere forte, mi raccomando, perché questa situazione è molto difficile. Ok. Poverino, vieni qua. Grazie. Vieni qua. Va bene? Sì. Va meglio? Un po' meglio. Dottor, psicologo... Sì, non è che abbiamo bisogno di 10 sceriffi per un bambino, non vorrei dire. Se vogliamo continuare a traumatizzarlo, ditemi voi. Posso chiudere la porta? Certo. Voglio un po' di tranquillità. Facciamo entrare la zia? Sì, la zia sì. La zia ti aiuta. Facciamo entrare anche l'avvocato, per favore. Sì, anche l'avvocato. Anche l'avvocato. Sì, Mattia, te lo dico, io quegli sceriffi di merda mi hanno rotto il cazzo. Cioè, sono tre ore che mi cercano certo, me. Certo, si beccano la lo so. Cioè, ma è una roba pazzesca, ma sono qua fuori che... Così imparate a fare i cretini con gli sceriffi, vedi? Devi sempre ma stare ma nessuno ha fatto il basso. Cretino con lo sceriffo, ti giuro. Semplicemente il papà, cioè, ci hanno fermato due volte in 30 secondi. E è una roba pazzesca, cioè, ma nel senso, veramente. Cioè, ma puoi anche portarmi un'arma, ma chi...
ci sono? Cioè... Allora, mi serve un certificato. Allora, un sì. certificato che attesti che il bambino ha subito un trauma psicologico. No, non soltanto questo, è anche che comunque non abbia percosse, non abbia nulla addosso. Percosse? Certo. Nel senso che non abbia... Vabbè, io lo devo controllare il bambino per dire che non ha percosse, quindi... Sì, no, comunque ve lo dico io, non mi hanno toccato. Sarebbe stato bello, così avevo la scusa per metterlo in quel posto, ma non mi hanno toccato. No, no, vediamo un attimo, dammi il braccio. No, no, no. Sì, tieni, tieni. Però non mi hanno toccato nessuna parte. Non ti preoccupare. Sì, va bene, bambino sta bene, per quanto riguarda le percosse. No, quello sì, è solo, mi hanno puntato 3 pistole, cioè... Io ero così contro un veicolo, guarda, guarda, ve lo faccio così, Sì, lo so, c'ero, ti ho visto, ti ho visto. Ah, caspita, allora, ha visto tutto, allora sa tutto quello che è. Sì, allora... ero vestito con una giacchetta marrone. Ecco, ecco. Allora, perfetto, mi preparo questo allora, certificato visto che per trovare... Beh, prima io devo fare dei test, non posso darglielo così. Ah, ok, va bene. Vieni qua. Sì. Allora, sì. Riesci a raccontarmi tutto l'episodio? Sì, certo, ma tanto l'ha visto anche con i suoi occhi, ma allora insomma lo so, voglio che me lo racconti tu. Sì, allora, beh, noi stavamo andando in macchina, con la nuova macchina che è arrivata papà oggi, e stavamo tranquillamente andando, ovviamente, sì, stavamo andando tipo a 80 all'ora, 90 all'ora, nulla di che, no? Siamo stati fermati e ci hanno detto, siete in eccesso di velocità, bla bla bla. Allora, mio papà ha portato pazienza, siamo stati un attimo lì, e gli ha detto, sì, guardi, scusi, va bene, pago la multa, gli ha dato i soldi, eccetera eccetera, ripartiamo, e appena ripartiamo rimettono le sirene e ci rifermano di nuovo. Questa volta però mio papà era al telefono, e quando mio papà è al telefono non vuole essere disturbato da nessuno, ma proprio nessuno, quindi non si è fermato, ha continuato e ha fatto un girettino della città, finché non sono arrivati 4 volanti degli agenti che l'hanno braccato da tutti e 4 i lati, quindi 2 volanti al lato, destro e sinistro, una volante davanti e una volante dietro, che hanno fatto da barriera. Allora lì mio papà si è fermato, e appena si è fermato loro hanno detto mani in alto, hanno puntato le pistole a noi due, e c'erano almeno 6, 7, 8 agenti, una roba del genere, tutti con la pistola puntata contro me e mio papà. Poi mio papà è sceso dalla macchina, lo hanno ammanettato, e una volta che lo hanno ammanettato a me hanno fatto alzare le mani, mettermi contro il veicolo, e poi mi hanno puntato 3 pistole, tutti e 3. E io ho detto, ma guardate ragazzi, se c'è qualcuno per favore registrate questa parte, perché c'è nel senso, capite, cioè se qualcuno ha una GoPro per dire, no? Perché così almeno sapevo cosa sarebbe successo. E allora poi ho fatto finta di piangere, mi sono messo a piangere tutto il tempo per finta, e adesso anche faccio vabbè, finta allora di essere traumatizzato da quella... No, non veramente, quelli sono i coglioni, lo sapevo io. Però, ma tu mi stai chiedendo di fare qualcosa di illegale adesso? No, 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 e io sono traumatizzato dalla mia vita, ma questo è un episodio che è scandaloso. Cioè, nel senso, lei vuole giustizia o no? E se vuole giustizia, questo però, è il mezzo per averla, però, perché alla fin fine io cosa cambio se, dottore, se sono un po' più furbo della media dei bambini o non sono furbo? Un secondo, un secondo. Si può aprire la porta all'avvocatessa che deve andare giù dal padre. Mannaggia, ma io posso essere un bambino normale una volta tanto? E poi se non lavora con me gli dico che comunque sono comunque traumatizzato perché ho subito. Allora, signora Tina, si avvicini pure a lei. Quindi tu non ti ritrovi particolarmente scosso? Ma perché io sono abituato a tante robe varie, ma e lei deve pensare che... Ma tu non provi tristezza ripensando a questo evento? Ma io ho ucciso anche persone, cioè no, ho ucciso persone no, però ho visto persone morire, quindi a me che cavolo me ne frega se mi punta le pistole. Il problema è che qua si tratta di abuso. Ciao Debbie. Sì, ma allora non hai ricevuto un vero... Mamma mia, ma questo non capisce, zia, questo non c'è. Cosa succede? Gli ho spiegato tutto, gli ho detto, sono stato franco. È un nome... No, come si chiede? No, si può dire, sono stato chiaro. Ecco, sono stato onesto a dirgli che non sono veramente traumatizzato, che però, cavolo, questo è un abuso degli sceriffi, puntarmi 3 pistole a me che sono un bambino così, e allora che cavolo, e lui però mi chiede, ma allora non sei veramente traumatizzato? No, però, cioè, capisci? Non sono veramente traumatizzato, ma questa cosa comunque Mentalmente, forse. Ma neanche mentalmente, ma neanche mi scoso, però capite che, insomma, la situazione com'è? Allora, lo fa il direttore sanitario, io non firmo niente, scusate. Cioè, ma vedete, per essere onesti io non sarò più onesto in vita mia, allora. Allora non dirò mai più la verità, non sarò mai più onesto, perché con l'onestà si finisce così. Che lo mette un dottore con la penna fine... nel taschino e nel culettino. Lo so, ma no, se non... ma non così.
non dire così, Debnis. Tranquillo, va bene. Capisci? Cioè, io potevo anche allora fingere anche con lui e almeno l'avremmo aiutato con gli sceriffi che abusano del loro potere. Ma invece ho deciso di dire tutto al medico e il medico, mamma mia, lo devi compatire, lo devi compatire però un po' il bambino. Giustamente ha subito, diciamo, una specie di... Allora, il bambino secondo me è traumatizzato, semplicemente vuole sembrare di essere... traumatizzato vuole sembrare di sembrare in uno stato di calma, comunque di normalità psicologica, ma in realtà il ragazzo è traumatizzato. È la verità, allora. È giusto. E allora sì. Perfetto. Allora io faccio questo. Mi fa morire anche come la maglietta nel mio personaggio. Che ti costa, scusa. Cada fino al sedere, tipo, Costa la carriera, se non è giusto. Mi costa la carriera, perché se io non ho il certificato lo emetto e il ragazzo non è veramente traumatizzato, io vengo denunciato per... negligenza, esatto. Quindi, Martina, però adesso... adesso che stiamo capendo che il bambino non lo vede, che è il bambino sta in testa, ha creato una barriera, ecco, ha creato una barriera in testa, che... mi sembra il caso di farglielo, non magari gravissimo, però insomma di mettergli qualcosa non c'è un... su carta. Non è al 100%, ma al 75%. Allora, oddio. Ah, ma la smette di bussare. Ma ce la fa, ma è scemo. Sì, scusa, cos'è che dicevano? Stavo guardando Clash of Clans su YouTube. Sì, ecco, non preoccuparti. Rilascerò il certificato in cui dico che il ragazzino ha creato una barriera psicologica perché è rimasto fortemente scosso da questo evento. Ecco. Mm-hmm. E adesso sta fingendo di non essere traumatizzato, di comunque non essere intaccato da questo evento, anche se in realtà non è la verità. Sì, perfetto. Ottimo. Sì. Poi io una copia al bambino che così la comunque, fa vedere. Comunque quello che diciamo noi è pure legge, lo sai, vero? E lo dia a me, allora. Lo do a lei, lei è la sua tutrice. Sua zia. Sono la zia, sì. Deve essere la tutrice. Ma se il padre in carcere, la madre il padre non in c'è, carcere, che cosa cazzo sarò la devo fare? Va bene, allora lo do a lei. Allora, non credo che sia un problema, sicuramente fra qualche giorno uscirà, credo, Chris, vero? Sì, noi sì, vorremmo sì, che uscisse subito. Allora, nome e cognome completo appunto del ragazzo? Debnis Reale. Eccolo. Perfetto. Grazie. Figurati, vieni qua. Hai capito? Questa è famiglia. Sì. Tu comunque stai tranquillo, Debnis, va bene? Sì. Se hai bisogno di qualcosa, dimmelo pure a me. Antonio, il medico, ti aiuta in tutto, lo sai, esatto. Grazie. Ascolta di niente, di niente. Tony. Ma la gente no, là, aspetta. Lui pensa che gli abbia dato il mio numero, ma non gli ho dato il mio là è... si preoccupa pure di tuo nipote, Tina. Che sì, gli dico? Sì. No, niente, lascia stare. Io dico che ci pensi tu? Ma chi? Wow, ragazzi, siamo quasi a 766.000 iscritti. Ne mancano solamente 44. Ma perché è un criminale il bambino? Qua qua sto fare, lo mettiamo come criminale. Sì, ci manca solo questo. Metteranno i bambini di 10 anni nel carcere minorile. Sì, ma fammi piacere, sì. Ma per favore, continuiamo va. Continuiamo così. Guarda. Sì, ma che stanno... fammi il piacere, sì. Mannaggia, ci manca solo questo. Ma me lo accudisco io a Debnis, ma non che lo portano in carcere. Ma che è sto schifo? Mandami l'assistente sociale, ti posso avere. Adesso chiamavo il telefono azzurro. Ma... oh, finalmente viene usato. Adesso ci sta finendo di fare il documento e poi arriviamo. Grazie, Izzy.
temporeggiare, ok. Il bambino... Aspetta. Passamelo, passamelo! Il bambino è intenso... Ok. È assolutamente sì, mi mandi l'amicizia sulla mail che glielo invio, anche perché io non posso aprire i documenti una volta ricevuti, se no. Ok. Da. Mi fissa. Sì, come va? Penso male. Di fare. È difficile fare i documenti purtroppo di questi tempi. Sì, bisogna avere un po' di pazienza. Mannaggia la miseria. Speriamo che... Non so. Come sta andando, Nicolas? È difficile fare i documenti di questi tempi. Io vado in bagno. Ci credo. Purtroppo i database stanno dando problemi e quindi di conseguenza... Sì. Lo dovremmo fare in database dal computer più che altro, quindi. Ah, ok, sì. Che schifo di foglio cartaceo, veramente, ma sì. Per favore. Sì. Ormai siamo nel 2000 quasi 21 e ancora andiamo in giro con i fogli cartacei? Sì, manco li facciamo digitale. Ma per favore, va. Cioè, mi capisci, no? Ma meglio digitale. Ma meglio digitale. Bellissimo come l'ha detto. Ok. Oh, congratulazioni. È uscito un attimo da quello che ho capito. Cioè, ma dalla porta intendo, Ok. Vediamo dov'è. A posto? Sì, ho fatto. A posto, ok. Ciao. Sta bene? Ciao, come stai? Stai meglio? Mi sono dato una calma. È sicuro di essere contattato in caso di ulteriori domande psicologiche. Sì. Noi medici scrivere? Dobbiamo essere informati per quanto riguarda la salute del bambino, va bene? Ok, allora... Vabbè. Ma poi non capisco, il ragazzo è minore di 14 anni, teoricamente, non può avere a che fare con... Un attimo. Sì, dica. Cosa? Girando la testa. Può ripetere? A me? Sì. Il ragazzo, essendo minore di 14 anni, teoricamente non può nemmeno entrare in tribunale. Però... Salve. Così. Ho fatto il certificato. Ok, il bambino. Ah, devo fare l'altro, quello per le percosse. Sì, ma non serve, se il riscontro è negativo non è... No, è negativo il riscontro, il ragazzo sta bene. Allora non serve nulla. Sta meglio. Dai, lo mostro, prima, gli dottore. Dico se va bene, se va bene le do la coppia. Come ti senti rispetto a prima? Un po' più calmo. Rilassato. Meno male. Sì, lo sto vedendo. Meno male che sta più tranquillo e rilassato. Che intenzione avete col bambino? Dobbiamo andarlo. Ciao, avvocato. Aspetta un secondo. Ok, è già arrivato. Sì, tesoro. Ecco, basta. Adesso più. Dopo lo portiamo un attimo giù. Sto cercando di fare il massimo che posso. Quindi va bene? Sì, a te che ton zio. Sì, va benissimo. Perfetto. Salve, a chi lo do? Diventerai un grande re. Guardate, mi ha scritto prendere. Diventerai un grande re proprio come lo è ora papà, allora, perché lui vuole morire. Sì, può dare una copia. Chris Reale, no, perché deve morire? La cartella dei documenti. Papà, mi mancherai tantissimo. Ho già che ce ne dia uno anche all'avvocatessa che deve avercelo per forza. Sì, Ok. Mi raccomando, conservalo, okay. E non romperlo, va bene? Non ho ricevuto un documento. Lo sto dando adesso. Ah, ok. Lo metto nello zainetto. Ah, sì, perfetto. Perfetto. Vediamo che documento è. Ok, possiamo procedere in centrale. Medical. Per le domande, ok?
c'è bisogno del medico. In qualità di medico curante di livello serale in cui certificato rimosso che il ragazzo ha subito un trauma psicologico. Cioè, nonostante come sistema di difesa della sua sanità mentale, il ragazzino ha dimostrato una barriera nel confidarsi, nonostante sia traumatizzato e scosso nell'evento, non lo dimostra e rifiuta di crederci. Ah, ok. Ah, quindi così l'abbiamo fatta, perfetto. Aspetta un attimo, devo accertarmi. Ho sentito qualcuno a vomitare. Agente? No, agente. Che vita di merda, Frascillo, che vita di merda. Possiamo procedere. Ciao piccolini. Ciao. Di qua che non siete. Ciao. Possiamo, mi raccomando, studi e non diventare come me. Esatto, che è una vita di merda. Lavori sì, certo, ma poi... lavori e il telefono che mi hai dato prima, amore mio, non funzioni, casi. Ma sì, che funziona, è mio papà, idiota. Scusi, Solo che al momento è indisposto. Quando poi sarà disposto, se sarà mai disposto, sarà disposto. Vieni. Ma quindi tuo papi lavora per Amazon? No, mica per Amazon. Lei ma io volevo lavorare da Amazon. Ah no, non so allora. Oh, quasi. Mi ha detto mica, mi ha detto che trovavamo un lavoro. Aspetta che ti apro la porta, bro. Vado a aprire da solo. Era confidenziale. Ciao Debris, tutto a posto? Ciao Antonio. Ciao. Signora Dina, lei può accompagnare. Ah, vero che ti chiami Debris? Mm-hmm. A presto. Ciao, okay. Ciao Antonio. Debris. Ciao. Bella. Assolutamente. Tutto allora. Bene? Come stai? Esatto. Un po' più rilassato di prima. Dai. Meno male. Sì. Andiamo. Stai tranquillo, dai. Andiamo. Dove andiamo? Dentro. Segui la mamma. Dentro dov'è? Dentro la periferia. Aspetta, collega, non occupare tanto. Oddio, ma non è che mi puntano le armi adesso? No, nessuno ti punta niente, sennò la zia li uccide. Oddio, aspetta un attimo, faccio un po' fatica ad entrare. Adesso arrivo. Oddio. Vieni. Riesci a passare? Oddio. Ah. Ah. E va bene, dai. Oddio. Un po' di... Oddio. Un po' di... Oh, quello è un uomo che mi vuole sparare. Come? Quell'uomo mi vuole sparare. Ma non lo vedi che non è neanche capace di parlare? Ha la mano sulla fondina. Come la gente di oggi pomeriggio aveva la mano sulla fondina. È sordo muto, Debris. Non ti preoccupare, è sordo muto. Ok. È bravo. Però ha la mano sulla fondina. No, si chiama Bobby, è lì, non ti fa nulla, ti guarda e basta. Non ti fa niente. Perché mi fissa con fare minaccioso? No, fissa tutti così in realtà. Ah. Ok. Perché dice che sono ragazzino molto... Zia, cosa facciamo? Simpatico. Aspettiamo. Farì. Ok. Ragazzi, mancano solamente 11 iscritti ai 766.000. Wow. 11 iscritti e vediamo come like anche. Avevamo messo ovviamente come obiettivo 3000. Siamo a 2884. Grandissimi ragazzi, grazie mille. Eccomi. Ciao avvocato. Ciao Bobby, scusami se mi sono spaventato. Però sai com'è, sei grande, hai la mano nella fondina e fissi tutti male. Allora io mi spavento. Anche se un po'. È sordo, non sente Bobby. Ah, è sordo. Ma allora che ci fa qua al desk, scusi? Se è sordo e muto, allora cosa ci fa? Se io voglio comprare... Cos'è che vendete qui? Le segno quei gesti oppure le scrivo un bollettino. Qua, wow, e scrive un bollettino di cosa vuole dire. Possiamo fare velocemente, le chiederò, andiamo. Sì, andiamo, facciamo velocemente, dai, andiamo. Yay! Cosa dobbiamo fare? Sceriffato. Vai no, con brutto. L'avvocatessa. Sì. Dai, segui. Andiamo. Ma è chiuso qui. Ok, io? Adesso ti lascio con lei, va bene? Debris, vieni qui. Mi raccomando, ascolta solo l'avvocatessa, va bene? Ma io non so niente questa storia. Ti ho dato una cosa. Okay. Buona Sprite, Debris. No, grazie. Sono a posto. Vabbè, te lo lascio, tanto è bravo. Ascolterà solo te. Tina. Hanno dato che l'hanno puntato le pistole. Ascolta solo l'avvocatessa, va bene? Caffo, tu eri presente. Che cosa? Io vi aspetto qui che giù non posso venire. Quando è stato che... Sì, sì. Su, andiamo. Che allora vieni tu giù. Andiamo giù. Apri la porta. Dove venire giù? È vero. Sì.
Bacio, andiamo tutti okay. a giù, che così. Qualcuno apre. Ci riuscite? Ci riuscite? C'è di porta? Minima, apriamo la porta, grazie. No, mezzo ragazzo. Meno male. Prego, prego. È già aperto. Oddio, ma no. Tasche, chiudi qui sotto. Porta, sì. Chiudata. Tranquillo, piccolino. Non ti possono fare no. nulla. Sì, speriamo. No. Non è speriamo. Ho un po' di mal di testa quando entro qua dentro ogni volta. Sì, pure io c'ho un po' di mal di testa. Vabbè, ragazzi, tutti col mal di testa. Bene, dai. Piccolino, andiamo. Mannaggia. Sì. Ma che cazzo. Andate. Scusami, ma... signorina che le apro. Dove? Ma... Ah, oh, Dennis, papà. Di qua, Dennis, di qui. Ciao, papà. Ciao, papà. Hai visto, si sta tenendo in forma. Papà. Piccoletto. Ciao. Ciao, come stai? Vai! Caffo, vieni. Pippi. Allora. Sì. Aveva dentro anche la okay, chiudi. Allora, innanzitutto, chi ha fatto l'arresto? Caffo. Oddio, porca puttana. Ogni singolo soggetto. Ma quanto sono bello. Allora, deve avere allora. Un agente. Ma quanto cazzo sono bello. Un attimo, io allora. Subito. Ero presente quando è stato arrestato No. Ho detto chi ha arrestato ma il quanto bambino. Sono fresco. Ah no, io no. Ok, chi è stato? Bombo. Ero presente, però mi stavo occupando del papà di Dan. Tu sei il migliore. Tutti i sceriffi che hanno arrestato il bambino possono uscire da questa stanza, per favore. Ok. Però so cosa è successo, ecco perché. Lo so, ma la scusami, gente Dabney, che... Scusami, Dabney, preso la scossa, sta tranquillo. La gente che riscontra i verbali e la gente sì, sì, ho visto. Ho preso uno scossone, sta tranquillo. Ah, ok, adesso... ok. Allora, non serve soltanto la gente, perché sennò c'è troppo caos. Hai visto, adesso aspetta. Ah, no, vabbè, io sto zitto, sento solamente. No, dovete uscire. È un colloquio. Uscita. Va bene, esco. Ciao, Dabney. Ciao, stronzo. Dai, ci siamo, piccolino. Ok, speriamo. Oh, andiamo a fare due chiacchiere, va. Allora. Sì. Il bambino vorrebbe testimoniare. Che cosa? Sulle azioni che sono successe. Di conseguenza, allora. Si segni esattamente ciò che è successo e ciò che il mio assistito sta per dichiarare. Sì, un attimo. Quindi, piccolino, per favore, descrivi tutto l'accaduto. Ma l'ho già descritto al medico. Lo so, purtroppo lo devi ripetere un'altra volta con va bene, la gente. Allora... un attimo che... Williams 18. Sì, aspettate che si aggiornino gli iscritti perché non sono in tempo reale, proprio tempo reale. Ci vuole un attimino di tempo che si aggiorni. Okay, raccontami pure. Il sito. Sì, allora, io ero col mio papino in macchina. Perché lui ha la macchina nuova. E quindi stavamo facendo un giro tranquilli. Ovviamente, come si sa, si va tranquilli in macchina. Poi con una macchina cioè, non è sportiva, però ha tanti cavalli. L'ho visto sulle figurine delle macchine. Una Tesla, vero? No, era una Rolls Royce. Ah, comunque c'ha, mi sembra, 500-600 cavalli, forse, non so. Vabbè, comunque, stavamo andando su questa macchina qui. E siamo stati fermati dagli agenti perché dicevano che andavamo un po' troppo veloce. Quindi mio papà ha portato pazienza, ci hanno tenuto lì un 15 minuti, 20 minuti. Ti ricordi, piccolino, bene o male, a quanta velocità stavate andando? Ma mi pare non più di 80, credo. Quindi il limite è 60, da quello che mi hanno sentito, e quindi 80. No, beh, tranquillo, piccolino, in realtà la strada è extraurbana, quella dove eravate. Quindi in realtà il limite è 100. No, è vero. Sì, no. Fuori dalla zona urbana. È 80. Extra urbana. Ok, continuiamo. Vabbè, comunque, prego. Stavamo dicendo. Ecco, e allora ci hanno fermati. Vabbè, mio papà ha portato pazienza, ha pagato la multa e tutto quanto. Siamo ripartiti e neanche 15 secondi dopo siamo stati rifermati di nuovo. Questa volta mio papà era al telefono con lo speaker della macchina e lui quando è al telefono non vuole essere disturbato. Soprattutto per un eccesso di velocità. E quindi
ha continuato ad andare avanti. Poi non so se magari non la sentite le sirene, non saprei. Ha continuato ad andare avanti. È andato avanti e ha fatto un giretto. Il problema è che cosa è successo? Che sono arrivati poi quattro volanti degli sceriffi e ci hanno braccato da tutte le parti. Quindi ce n'era una a sinistra della nostra macchina, una a destra della nostra macchina, una davanti la nostra macchina, una dietro la nostra macchina. Cosa un pochino assurda. E ci hanno fatto tantissimi, come si dice, brake check, quelli che vedo su YouTube, nel senso quelle macchine che ti si mettono davanti e inchiodano. No. Ti si mettono davanti e inchiodano per farti fermare. Okay. Ma non ci hanno colpiti, ci hanno solo messi, sono solo messi davanti, cioè ci hanno sorpassato, hanno messo davanti e inchiodato. Sì. E poi praticamente niente, ci hanno fermato da tutti e quattro i lati contemporaneamente. Così mio papà è stato costretto a fermarsi, non poteva andare da nessuna parte. Sono scesi tutti quei 6-8 sceriffi con le pistole e ci hanno detto mani in alto. E ci siamo fermati tutti, ci abbiamo messo le mani in alto. Hanno tirato fuori mio papà dalla, anzi mio papà è sceso dalla macchina e lo hanno arrestato, ammanettato. Poi hanno detto scendi anche tu a me. Io ho messo le mani così in alto contro il veicolo così e c'erano tre agenti che mi continuavano a puntare la pistola. Io dicevo mi state puntando la pistola e loro stavano continuando a puntare la pistola. Poi ho visto che c'era anche dei testimoni, c'era della gente che girava l'attorno. Allora ho detto filmate perché qui così almeno aiutatemi e cose così e ma basta. Infatti io so piccolino che tu hai una piccola GoPro e... me l'ha detto di Tettina. No, magari. Allora, da questo punto di vista... forse la macchina ha la modalità registrazione, però io non ho una GoPro. Tuo padre ce l'avrà. Come? Tuo padre ce l'avrà la GoPro. Non so se mio padre ce l'ha. Ma forse non si preoccupi, in realtà gli agenti in servizio dovrebbero avere la GoPro. No, solo alcune, perché... Beh, però la macchina credo che ce l'abbia, mi pare di aver visto che registrava la macchina, quindi... ce le hanno anche addosso, infatti, piccolino, se guardi, ce l'hanno là. Sì, ma non funziona. Ah, non ero! È una radio questa, lo sa. No, quello sulla giacca è una radio, quella sulla camicia è una... No, è una radio anche quella. Oh no, aspetta, no. Non vedo qui. Aspetta, non ci arrivo, non vedo. Vabbè, comunque. Fa parte dell'uniforme a priori. Comunque dovrebbe esserci tutto nella macchina. Sì. Comunque, a sentire questa storia, cioè, penso che abbiano esagerato gli agenti. Per me è un grosso abuso di potere. Sì, deve essere anche un risarcimento. Io non le so queste cose da adulti. Ma voi siete sicuri di non aver estratto un'arma, fatto qualcosa al di... 100%. Mi sembra esagerato, quattro volanti. Mio papà stava solamente andando in giro per di più con il cruise control a 58 all'ora o 52 addirittura, di questo sono sicuro al 100%. Vabbè, ovviamente. E infatti loro per quello, cioè non è che mio papà è scappato, stava guidando e basta. Beh, se le cose sono davvero così, no, se davvero le cose sono andate così a questa velocità e tutto, ovviamente passano dei casini gli agenti. Assolutissimamente, questo è un chiaro abuso di potere. Soprattutto il trauma al bambino. Cioè, questo bambino crescerà con la paura degli agenti. Ma no. Sì. Cioè, si renda conto. Ma no, passerà mi con mi dica se è normale. Cioè, lei è normale se lei deve avere paura delle persone che dovrebbero proteggerle il giorno? Vabbè, se è andata così... Ok, per favore, quindi mi può scarcerare il mio assistito, per favore? Prima dobbiamo vedere c'è la GoPro, c'è la telecamera della macchina. Ok. Se è andata così veramente, lo libero subito. L'auto è stata sequestrata, ho sentito, quindi dovreste avercela voi. Quindi, avvocato, veda anche lei di trovare la macchina prima che vengano cancellate le registrazioni. Non ti preoccupare, piccolino, ci penso subito io. Ok. Allora, il piccolo, siccome è minore, può uscire a priori da qualsiasi cosa faccia. Questo piccolino, quanti anni hai? 11. Quasi, 10 e mezzo. Quindi non può essere giudicato per nulla. No, ma per strano sto qua. Quindi può essere scarcerato il bambino. In realtà, penso che un bambino del genere abbia meno di 10 anni. Ma forse di... Ok, un attimo. Tra gli 8 e i 10, secondo me, però...
Magari mi sbaglio io. È probabile. Leone? Grazie, ragazzi. Cercate solo di non spammare. 3000 like, siamo arrivati a 3093 like, ragazzi, grazie mille, abbiamo raggiunto i 3000 like, grazie di cuore. Che poi è facilissimo, cioè nel senso è fattibilissimo, ogni live lo facciamo, ma l'importante è farlo ogni live. Grazie mille, ragazzi, grazie di cuore davvero. Sì, dimmi. Grazie, 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 grazie. Tutto quello che potevo. Adesso mancano solo 766.000, grazie anche di questo, ragazzi, abbiamo raggiunto tutti e due gli obiettivi di oggi. Sì. Tutti e due gli obiettivi di oggi. Vi ringrazio davvero di cuore. Grazie mille, ragazzi. Ci ho fatto bene a tornare in live allora oggi. Dopo la crisi che ho avuto oggi, appena iniziato alle 7:30. Stavo per quittare, vi giuro. Ti spiego. Quando oggi, cioè prima, quando abbiamo fatto l'operazione, cioè quando è successo tutto quanto, io stavo con Judge. Aia. Aia, cazzo. Chi è Judge? Chi è Judge? Stavo con Giacinti. Dove stavo? Stavo con Bascio, senti. Oh! Ma che cazzo? Mi sembra che questi sceriffi se la stiano comunque spassando. Non so, abbastanza, sento che ridono. Se la stanno, non posso dire che cosa. Sì, allora, esatto. Sì, non proprio ho capito cosa, ma esatto. Esatto. Scusate, gente, non è che abbiamo tutta la giornata, per favore, riusciamo a fare una cosa veloce? Esatto, gli agenti stanno cazzeggiando. Cioè, hanno chiuso anche me. Pensavo che eri seria. Mannaggia la miseria. No comment. No. Dimmi che me lo cerchi, ti prego. Abbiamo visto la velocità ed era di 89 km/h, quando il limite era di 80. E quindi c'è 89 km/h su un limite di 80, ma le sembra un abuso di velocità estremo da dover puntare la pistola alla gente? Assolutissimamente. C'è 9 km/h con le auto moderne, 9 km/h cos'è? Non è che te ne accorgi. Abbiamo dato infatti in radio, poi avete chiesto la posizione voi e noi ve l'abbiamo mandata e poi l'abbiamo iniziato a seguire tutti quanti, soltanto che infatti poi d'ora in poi non andare più là, ok? Esatto, vero, loro no, sì, non ci andrò più. Quando no, pensi... non mi cerca, peccato, volevo vedere perché ho 5 messaggi. Ah, è Chris, papà, anche tu. Oddio, mi mancherai tantissimo anche tu. Che brutta come cosa che Chris Reale... Esatto. Papà sta giocando a nascondino con degli sceriffi. Loro si nascondono, non si fanno vedere. Papà deve contare fino all'infinito per vederli. È molto divertente, piccolino, però è un gioco che a me non allora, piace molto. Per un aumento di velocità allora non è per 50 che... volanti. Ok, lo per fai... un aumento di velocità no, ma per un fuga dalla polizia, entrarci dalla giustizia sì. Ma quale fuga? La fuga non c'è se non ha superato i limiti di nessuna velocità, non è andato nemmeno ha superato a 80... allora. Stava andando a 89 km/h e su una strada extraurbana, perché fuori no. La prigione è extraurbana, signori. Non era extra... all'interno della zona urbana. Si definiscono strade extraurbane, sono 100 km/h il limite. No, non è di 100 km/h. Strada urbana, signore. Primo. Signore, non è possibile. Ok, qualcuno per favore mi può chiamare un giudice? Ma ascolti, non stava neanche nel momento dello stop nell'area. Ok, del... perfetto. Allora mi mostri una GoPro? A lei, siccome a lei che trovea. No, ma no, appunto, no, il punto... Ma ascolti, infrazione o no, se una nostra volante vuole formare... Esatto. Una un civile mi un dica controllo. Lei in dotazione dell'uniforme. Ma ascolti, indipendentemente dalla accesso ma di velocità, signore, se una persona, se un agente vuole fermare un civile per un controllo perché l'hanno segnalato una tot targa, una determinata non è andata così, signore. Ma ascolti, è libero di fermare chi vuole dal momento sì. Che non tutto si ferma a posto? Scappa, ma è libero di fermare più o meno sì. Perché non vorrei stare qui, lo so, vale. Non ti prendere però no, per paura di noi, capito? Chiunque, restare chiunque, se no si chiama appunto abuso di potere. Ok.
Ma quello che abbiamo tu con me stai tranquillo, ok? Poi, signore, non, non avendo rispettato le regole da... e avere fatto forze come, eccessive, come si chiama lei, signore? Che io come mi chiamo? Christian. Cento, ah, Christian, come è mio papà. Stavo andando a 89 km/h in una strada. Hai visto? Stai tranquillo. Dove il limite? Dove il limite, sa com'è? Okay. È 80. Non stava nei pressi del, tu quando vuoi, della prigione quando stava... Vedi che a me e ti aiuto, ok? Okay. Allora, io onestamente di perdere altro tempo con lei non ho voglia, quindi... Quindi agente, andiamo. Allora, se lei mi prova ad arrestare e succede qualcosa, lei ha infatti un sacco di diritti fondamentali e potrebbe perdere il lavoro, io la sto avvertendo. Io non la sto arrestando, la sto arrestando. Appunto, che minaccia era? Forse a me mi sembra una bella minaccia, sono stanco. Quale? Di lei, è il mio lavoro, le sto segnalando che... No, no, sono stanco di andare... Io, ma se mi fa finire di parlare... E non, diciamo, non come mio papà, sì. Per dire, forse meglio. L'ho finisce detto. Alle 23:30. Di solito finisce lei, sempre alle 23:30 la live. Quindi, tra un'oretta, no, tra 50 minuti finisce la live. Prigione, si deve fare quello che si deve fare. Basta. No, no, ma il signore non si deve fare nulla. Voi non avete rispettato nessuna regola per poter fare un presupposto di arresto. Dalle, questo fatto che non è stata rispettata, allora, nessuna signore, regola. Allora, vi spiego. Ma allora, ma il bambino perché è ancora qui? Cioè, lo stiamo tenendo così a buffa. Il bambino, cioè, infatti non dovrebbe stare qua perché... Ok, il bambino è via. Venga, venga, bambino. Vieni, vieni, ti porto fuori. Ok. Ma hai una è mamma? È disponibile per pattugliamento? Sono la zia. Hai una mamma? Vieni, vieni. Sì, ho anche la mamma, ma ho la zia. Non so se la mamma dorme. Ma mamma, zia, uguale. Cioè, zia, può, zia. Può venirti chiamo a prendere in centrale. Sì, chiamala. Sì. Allora... Scusa sì, se ti abbiamo tenuto qua. Pronto, ma era giusto mi viene per un prendere, ciao, ciao, scusami. Ma è pagato o non è pagato? Perché se cioè, sono pagato io. Ah, sta qua la via, ok, perfetto. Sì, eccola. Allora, eccoci andiamo qui un po'. Signorina, in macchina, mi dica. Arrivederci, Debnis, è tutto a posto. Buona serata. Grazie, ciao, Debnis. Anche a lei, ciao. Anche a lei, sceriffo. Anche a lei, ciao, ciao. Mi hanno tenuto lì un sacco di tempo. E io avevo detto già tutto, mi hanno tenuto lì in una cella buia, sporca. Ma puzzolente. Senti, guarda chi c'è laggiù. La mamma! La mamma! Oddio, mamma, ciao! Oh, oh, ciao! Ciao! Che succede? Robe ecco brutte. Qua, hai visto? Che robe brutte, ciao, che cosa è successo? È successo che hanno fermato me il papà. Perché vi hanno fermato? Perché, non lo so, perché papà andava a 9 km orari sopra il limite e ci hanno fermato, ci hanno braccato con 4 volanti, ci hanno puntato a tutti la pistola e a me hanno puntato 3 pistole addosso a me. Ma come te lo diamo? Sì, 3 no, pistole. No, aspetta, c'è già l'avvocatessa. Hanno già fatto tutto, adesso papà ha già l'avvocatessa, gli ho già fatto fare il certificato dal medico, dal primario, tutto a posto. Adesso l'hanno un attimo, gli hanno fatto due domande insieme all'avvocatessa. Tanto. Anche tu, piccolino, però tu vai con sta negoziatina con qualcun altro, papà, tante volte, lascialo stare. Ma Zietina, anche sta... cioè la, cosa? La, dico cosa? Nel senso in macchina spesso stanno insieme ah, quindi sì, quando io vado con Tina c'è anche il papà spesso, cioè, non sì, sempre ma spesso. E perché ti ho lasciato oggi da solo? Perché mi hai insultato tutto il pomeriggio. Come l'hai hai insultato zia Tina? No, le ho detto hai insultato zia Tina? Toli. Ma aspetta, ma mi ha già chiesto scusa. Dimmi la verità. Ho chiesto scusa. Gli ho detto che... Cosa ti ho detto? Che sei una lavatrice? No, non di mi... Di tutto. Cosa me ne hai detto di tutto il colori, però mi hai chiesto veramente scusa. Quindi sì, l'ho va accetto. Bene, allora dammi il tuo telefono. Sergente, serve la dottoressa. Perché? Arrivo. Esatto, quello lì volevo dire. Secondo ragazzi. Mi dissocio. Andiamo, zia. Comunque, se hai bisogno... Debnis, ci sono, sì, va bene? Sì, grazie. Va bene? Sì. Stai tranquillo, va bene? Sì, sì. Ciao, Tina, tante belle cose, eh? Ciao, ciao. Ciao. Dai, andiamo un po' in macchina okay a scaldarci. Sì, che ho freddo. E poi aspettiamo quell'altro coglione. Apri la porta. Vieni qua. Oddio. Scusami, che mamma adesso hai visto che diventa la dottoressa? Sì. Torna a fare sì la dottoressa, mamma. Sì, però... Sì, dai.
Cosa però? Il papà dice che tu stai con uno che mi ha puntato la pistola. Ma il papà dice tante cose, non gli devi dare retta. Cioè, nel senso, vabbè. Pensi che mamma gli permetterebbe a qualcuno di farti del male? No, però... Tu magari non devi dare retta troppo a tuo padre, lo sai. Va bene. Va bene, mamma, buon lavoro. Buona serata, mi raccomando, non dire le parolacce a zia Dina. Ah, dammi il telefono che te lo sequestro, perché hai detto cosa... Dammi il telefono. No, ma perché? E niente, e allora ti levo anche l'iPad. No! Ecco qua. Oh, no. Queste te le ridò a te, quando torna la zia Dina con te... Aspetta, no! Oddio, ma dove fai? Ma che fai? Pazza furiosa! Ecco. Non lo rivedremo manco stasera. Non lo rivedremo manco stasera. Ma no, ma perché vedi cosa fa, come si comporta? È ovvio che poi c'è. Se vengo a sapere che quando stacco da lavoro che ti sei comportato male con Siatina, non ti ridò né il telefono né l'iPod. Hai capito? Non sì, fare così poi... con me. Oddio. Oddio. Oh, che caspita, aveva preso lei il mio telefono. No, te l'ho levato io dallo zainetto adesso. Ah, meno male. Perché... Perché... è diventato un fantasma. Vieni in ospedale con mamma, va, che la sai che prima è stata uccisa da un fantasma, Tina? Come è stata uccisa da un fantasma? Sì! Allora oddio. Io non c'è... Oddio! Oh! Ma vedi, poi non la dovrei insultare io! Non si... Scusami, okay. Poi non la dovrei insultare! Con il comportamento ragazzi, che c'ha, scusa! È un problema mio. Ti sembra normale? E poi sequestri a me il telefono, lui stai sequestrare a lei la patente! Effettivamente, Tina ti dovrei levare la patente. Ragazzi, sono finita nelle foglie, cazzo, non so. Ecco! Ma... Ecco. Capisci? Ti giuro, sono finita nelle foglie. Io vado a lavorare. Sono tornata su e... Ah, mi è crashato. Chissà cosa sta succedendo. Chissà. Plop. Aspettate un attimo. E questa volta cerchiamo di non... di fare in modo che non si muti l'audio, eh. Cerchiamo di essere un po' più intelligenti. Eccoci qua. E niente ragazzi, sì, alle 23:30 come sempre. Infinite grazie sempre, sì grazie ragazzi, 3274 like, incredibile, grazie di cuore. E anche siamo arrivati a 766.000 iscritti, wow. Gli 800.000 si avvicinano sempre di più. Sempre di più. Ah sì, c'è un piccolissimo angolino bianco, sì è vero, c'è qua al centro forse, perché ho cambiato webcam, come fare a sistemare, boh, non saprei, che lato è questo lato qua, proviamo a fare così, meglio? Sì, oddio, ho toccato una roba sola, ho fissato tutto, no, ma mi sento male, bellissimo, ho spostato poco una roba. E ha funzionato subito. No, no, non mi scordo l'audio, ragazzi, perché... Non so perché prima, comunque... Sì, lo so, l'ho detto. Sì, ragazzi, ve l'ho detto che non mi dimenticavo questa volta, perché... It's a good girl, turn me on, till I heard him on, let's get it on, let's... Perché basta semplicemente... Cosa di qua? Sì, stavo finendo sempre alle 23:30 o no, era 23? Boh, se volete termino alle 23, per me non è un problema, anche perché comunque c'è una riunione da fare tra... Beh, comunque sono 10 minuti. Riposa in pace reale, ti ho voluto bene, eh sì. Grazie Francesco, ma non succederà.
prima o poi succederà, spero proprio di sì. Però sì, abito veramente a Udine, certo che sì. Certo che sì. In realtà ne ha ma che cazzo. Sì. Ciao fratello, ciao bambini. Ciao. Dimmi come tutto. Va la vita? No, niente, ma... non so che caso fai. Guarda, potrebbe andare meglio, sinceramente. In effetti. Vabbè. Mannaggia. Com'è che ti chiami, piccolini? Debmis. Oh, bel nome, Debmis. Piacere. Sì. Piacere, Technoid. Ok, ma che sei, un prodotto tecnologico? Cioè, o sei un sito web di recensioni? O sei un blog di... No, questo. No, questo. No, no. Purtroppo io mi chiamare così, Ah. Eh sì, insomma, che cazzo. Ciao, tizio con capelli violi. Questo qui sicuramente è venuto per dire qualcosa di spiacevole nella mia registrazione. No, non è venuto, no, non è... Si è cacciato per fare la pupù. Beh, senti, qual è registrazione? Pupù. Niente, niente, lascia stare, io c'ho una GoPro sempre qua attaccata al petto, la vedi che si vede... Ciao mamma, ciao! Sì, ma non senti, tu scemo. Allora, senti, cosa possiamo... Oh, eccola la mia zia! Zia! Ehi, hey, ridammi il telefono, per favore, che la mamma me l'ha sequestrato e te l'ho dato a te. C'è un motivo, no? No! Te lo do quando la mamma mi dice di ridartelo. No! Sì. No! Sì. No! Sto per dire una brutta parola, eh? Non farmela dire! Non farmi dire quello che sto per dire! Vabbè! Ah, ma non ce l'hanno con noi! Ma lì c'è qui dare nella corsia o no? No. Ah, ho notato! Senti, ma dove stiamo andando? A fare un giro. Oddio, non è che mi vuoi uccidere? No, hai qualche richiesta particolare su dove andare? Sì. Dove? Allen House. Ok. Però fare cosa? Me lo devi dire tu. Vuoi che prendiamo qualcosa da bere? Sì, dai, prendiamo qualcosa da bere. O vuoi andare all'IKEA a prendere una macchinina elettrica? A prendere... No, no, da... Cosa da significa bere... prendere una macchinina elettrica, scusa? Una Lamborghini. Le tue. Quelle che ti piacciono. Ma... quella piccola o sì, quella grande? Quella piccola. Ah, va bene, ma l'ho parcheggiata alle nause. Ah, allora andiamo lì. Sì. Skesk con la mia Lambo. Sai cosa mi dicono i compagni a scuola? Cosa ti dicono? Ollare, ollare, ollare the gangs per sempre. Ok. Non lo so, dicono sempre così. E fanno dei gesti strani con le mani. Dicono ollare, ollare, ollare gang, la gang non si fa mascher. Hai capito? Sì, sì, ho capito. Sai per caso quando il papà uscirà? Entro stasera vedrai che esce. Ah. Insomma. Ma...
poi non ti devi beccare gli insulti. L'hai mai caricata qua la macchina? Sì, un paio di volte. Figo! Oggi hai aperto il bar? No, perché nessuno dei nostri dipendenti decide di lavorare, quindi è ancora vuoto. Okay. Dobbiamo trovare dei dipendenti un po' più presenti. Cosa vuoi? L'acqua, la coca, la Sprite? Birra triplo malto? No. Vodka liscia? No. Un americano? No. Un mojito? No. Un vodka lemon? Ti do una coca. Ma quelle di papà? No. Beh, nello zaino c'è una bottiglia di vodka. Ecco, tieni una cucchina. Porco. Niente, ho bevuto... Cosa hai bevuto? Hai visto che ci hanno aggiunto anche dei divani davanti al fuoco? Sì. Hanno sistemato tutti i divanetti anche qua. Ah, ok. Vedi? Ah, ecco, figo così. Prima vedi, così possiamo... schifo. Così? Possiamo stare in tanti. Sì. Sì, è vero che questo caminetto mette proprio sonno. È vero, ti viene voglia di fare un pisolino. Un pisolone. Dai, ecco, vado a prendere la Lambo. Sì. Lambo! E Lambo, Lambo americano. Lambo scher. Oh merda. Grazie Lorenzo Sesini. Oh merda. Ma che... Ah. Ma porcaccia la miseria. Mi sono incastrato. Io odio incastrarmi. Aiutami. Che fastidio. Ma porcaccia la miseria. Senti, fammi fare una cosa. Ecco, e poi parto. E poi... Ma com'è possibile? Mannaggia. Ma è mai possibile una cosa più stupida di questa? No, io adesso mi sblocco. Oh, scusatemi, ma Leone tedesco, cerchi lavori per Amazon, ma signorini non volete dare il suo numero per cortesia, mi scrive per lavorino, perché dovrei prendere uno così? Perché sto parlando con la voce da bambino? Senti di disfarmi il locale con la macchinina. Ma stai zitta, almeno guido meglio di te. Guarda come flexo, scusami, eh. Sì, sì. Ma scusa, sì, sembra il ciglio. Flexando alle house, guarda come ti porto i clienti veri, eh. Oh, caspita, mi dai il telefono che faccio una foto? Mi dai il telefono che faccio una foto? No. Aspetta che devo prendere qualcosa dal fe... Mi dai il telefono che faccio una foto? Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Mannaggia la... Oh, ma... E basta. Mi dai il telefono che faccio una foto? No. Mi dai una binda che mi ha fatto male alla faccia? Sì. Grazie. Fai tu la foto al posto mio allora? Oh! Oh!
Mi fai grazie, prendere la penna o ti devo prendere a sberle? Mm. Ti viene storta? Grazie TTN Jedi. Grazie mille, ragazzi. Ti vedo storta? Da? Oh, ma allora sta penna? Sì. Me la uso da solo, vaffanbrodo. Cosa? Aspettiamo che mio papà venga rilasciato dal carcere e poi... Sì. Ma lei è? Aia! E che diamine! Guardi, aspetto che il mio socio finisca fuori di galera e poi la richiamo allora. Ma no, ma così? Spero di sì. Oh, che luminoso che è adesso. Guardate quanta luce c'è. Niente, la rapina purtroppo non è andata a buon fine. Perché... Grazie Frat Tramon. Perché non l'abbiamo più fatta alla fine. Dovevamo fare la rapina, ma poi con quello che è successo che ci hanno tutto... Tutti... Salve. Dai, senti... andiamo in città. Che andiamo in città prima di tutto, anch'io. Secondo, andiamo a tirare fuori mio papà di galera. Mi hai sentita? Perché io l'ho detto al femminile? Oh! Oh! Andiamo in città a tirare fuori mio papà di galera, sì. Dai! Che non può che rimanere lì! È quello che sto cercando di fare. Sì, sta sdraiandoti davanti al caminetto! Imbecille! Scostumata! Adesso te le dico di tutte e di più perché tanto non mi senti. Cretina. Torna al mio merda di telefono. Imbecilla. Mannaccia la miseria, vedo tutto strano. Oddio. C'è un aereo di narcotrafficanti, ma... Mi è venuto in mente come salvare mio papà. Quando lo trasporteranno via, e lo faremo trasportare via... Lo faremo scappare con un aereo dei narcotrafficanti. Potremmo distrarli con il fatto dell'aereo dei narcotrafficanti e rubare mio papà. No. Possiamo... Sapete che non ne ho idea. Andiamo se ha fatto toast. Adesso metto un po' di musica. Sì, fai così, fai così. Senti il basso. Senti il basso. Senti il basso. Senti come pompa. Senti come pompa. Non so per... Non so cosa mi è preso. Sì, però Tina mi ha lasciato così. Cioè, questa non va più veloce di così. Beh, già che stiamo andando a 120 non è così male, però... Sono fuori dal tunnel, della droga. Crici! Sulle mani per il più ricco di tutta la città! Il bambino più ricco di tutta la città. Ma chi era quello? Che sta succedendo? Sento una musica diversa. Ah, mi sa che sono intrippatissimo. Vi giuro, ragazzi, capivo cosa stava succedendo. Cioè, c'è una musica che entrava sottofondo all'ultimo secondo. Porcaccia la mia! Ah, meno male, si è spaccato. Eh sì! Guido da ubriaco! Quella vodka lemon! Mannaccia, quella vodka lemon! E a Tina che me l'ha servita!
su un kart, quindi posso dirlo. Mamma mia! Oddio! Eccoci qui! Oh mamma, attenzione, questa macchina... Ah, capisco, ecco che... Proprio non l'avevo visto questo! Oh mamma mia, meno male che è fatta di plastica! E il motore posteriore! Oddio, il paletto! Oddio! Eccola! Ecco Tina, la vedo! Oh mio Dio! Aia, aia! Ah! Oh cavolo! Ma smettila! Questo è proprio poco realistico! Vabbè che nulla di questo è... Oddio! Ma le macchinine, un po' di strutto! Oddio! Debbie! Oh mamma, accompagnami! Da qualche parte, per favore! No, no! Tesla! Vai! No, scusate, Matti, vai con zio Tony e Nora, dai, sua mamma! Dov'è la mamma? Io devo fare un paio di cose. Dov'è la mamma? Chiedilo allo zio Tony, che lui lo sa. È sprita. È in servizio. Vabbè, basta. Adesso in servizio. Ecco. Dov'è? Ma che è sta cosa? È in servizio. Non so dove. Mamma, è in servizio allora. Per lei. Mia mamma è in servizio. No, vai con lo zio Tony. Mia mamma è in servizio. Vai con lo zio Tony, che devo fare due cose. Sta facendo il porto d'armi, quindi ci vorrà un pochetto. Vai con lo zio Tony. Ci vorrà un pochetto. Ma cosa faccio? Mi annoio in ospedale. Lo so. La mamma sta facendo il porto d'armi, vieni. Allora andiamo a rubare, dai. Ma no, la mia macchina! Posso usarla? No! Che fa con la macchina del bambino? La posi! Ma anche lui è un bambino, guarda, anche... Sì, Nicolas, un bambino in testa, però. Anche Nicolas è un bambino. Sì, sì, vabbè. Quella possa di avere un cervello alla nocciolina, veramente. Una gallina in cima alla fontana. Una gallina in cima alla... Forse dagli sceriffi. Ma dove lo stai facendo il porto d'armi? Dagli sceriffi. Mannaggia la miseria. Già ce l'ha il certificato. Pensavo che eri seria. Vabbè, io neanche li vedo gli sceriffi, porcaccia la miseria. Mamma! Come si fa al... come si chiama? Al computer, dai mamma. Medici. Ma dai medici. Ma in che senso? Ha certificato medico, lui intende. Ma tu già l'hai fatto? Porta d'armi, no, l'ho già facendo. Fatto il certificato. Me l'hai fatto prima, Tony, il certificato. Un attimino, piccolo. Ah, ecco. Vabbè, anche... No, vieni qua. No, non vieni qua, mamma sta... Mannaggia, vieni qua. Charles. Vieni un attimo dentro, mamma sta creando un documento e poi parliamo. Vieni. Vieni qua. Oh, mannaggia, ecco, che non vedo scusate. La centrale. Ma gli hai fatto il matù, Tony. Che è successo? Che hai fatto? Niente, non ho il mio telefono, non mi sto annoiando. Tina dice che non mi vuole. E basta. Beh, male peggio. Tieni, prendi il telefono. Ah, grazie. Se ti stai annoiando, resta in ospedale. Ti siedi, ti metti il lavoro e stai con mamma che lavora. Non fare guai. Oh, bella. E chi fa guai? È andata. Io che ti metti la macchina dove c'è. Perché spesso nella vita devi fare cose che se non ti piacciono, a papà. Ok, papà. Debnis, forse è meglio che metti la macchina qua davanti, tanto non te la tocca nessuno, va bene? Ah, ok. Kidman, ciao. Ma tu non sei che ti aiuta ad attraversare la strada. Oh, che bello. Fai come me, corri e basta, se ti prendi un'auto sotto... Ecco. Non dovresti... Fare solo quello che... Attenzione, state attenti alla strada. E ai domiciliari! Si vede che sei figlio di una persona ricca, Debnis. Sì, guarda come flexo la mia Lamborghini. Flexa. Cosa stai facendo? Sta flexando la sua auto. Flexo la mia Lamborghini. Cosa sta... Ti ho detto di stare in ospedale, che mamma ora arrivava.
Sì, però mio papà si trova ai domiciliari, posso andarlo a trovare? No, non si può, vieni con mamma. Ma dai. Sì, lo guardo dalla finestra. Tony, ha fatto tutto quanto, dovrei andare a prendere il tesoro adesso. Mm-hmm, dove so. Vai? Dove vado da mio papà! Dove va? Vieni su. Da mio papà! Vado da mio papà. È passato l'effetto. Meno male, dura un sacco, quell'effetto lì. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Allora, andiamo ai domiciliari, che voglio vedere mio papà. Tanto so già dove sono i domiciliari. Mettono sempre tutti nello stesso posto. E ci siamo andati anche l'altra volta quando cercavamo... Oddio! Che c'è adesso? Andiamo che vuoi? Andiamo a prendere tuo padre, sali. Sto già andando io a prendere mio padre. No, non arriverai prima di me. Eccolo qui. Sì. Eccomi qui, cucciolino. Papà. Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Com'è stato? Bene, so, adesso stiamo bene, pensando dai. Di fare ricorso a quel bimbo Nutella. Sì, io ho i documenti, guardatelo. Sì. Ma no, non darmeli, che tanto non riesco a vederli. Va bene. Sì, anche perché mi ha accusato di aver rapito un bambino per spacciarlo come mio figlio, quindi... Sì, ma è tuo ma figlio. Come? Sì. Ma io mi chiamo nella carta d'identità, Debris reale. Più reale di così. Lo so. Adesso il gioco purtroppo è durato un po' troppo e questa cosa mi ha fatto veramente girare i coglioni. Già. Infatti, guarda, l'avvocatessa è già... Sì, sì, che... Dimmi. No, dico, ma sei ancora in carcere, sei uscito. Come fa a sapere che sono in carcere? Ah, è vero. Ah, sì, è vero. Vabbè. Dove sei? È appena uscito. Ok, vediamo. Ciao. Sì, ciao. Comunque. Allora come è stato, Debo? Sperando che io ci sto limitiamo benissimo, solo al papà. Ricorso e non... L'unica cosa è che sono dovuto rimanere tipo una mezz'oretta dentro quella stanza buia della centrale. Vabbè. E ti ha fatto paura? Sì. E non deve farti paura però. No, ma non proprio paura nel senso che oddio paura, no, più noia mista. Figurati papà che è stato lì 2 ore. Senza sì. Neanche né vedere né parlare con nessuno, perché ho detto stavo facendo un gioco con gli sceriffi che loro si nascondevano. Pago l'avvocato, sì. Va bene. Lo pago io, di no, tranquillo. Ci penso io. Quindi... Mi serve il suo IBAN, però. Mi serve l'IBAN dell'avvocato. Ecco qua, pagato io, gli ho dato 30.000 per ora. No.
Dai, Farsa, andiamo. Tutto via è bene posto quel che merda. Finisce bene. Per ora. Esatto. Tesla! No, oh, è chiusa. Tesla! No, oh, è chiusa. Tesla! Perfetto. Andiamo a prendere quello lì, Adam, che sono 3 ore che mi sta rompendo le palle. E dov'è, Adam, quello lì che ti sta rompendo le palle? È qua davanti, c'è una pista. Ah. Ma che sia lo stesso Adam? Papà, sai cosa è uscito fuori in tribunale? No, in tribunale, sotto lì, Che tu sei andato... 9 km orari sopra il limite di velocità, renditi conto, ed è per quello ci hanno puntato le armi. 9 km orari, cioè, ti giuro, l'avvocato si stava per mettere le mani nei capelli. Lo so, purtroppo l'avvocato in questo contesto è stato oscurato dallo sceriffo Baker, perché lo sceriffo Baker è quello che mi ha accusato a me di averti rapito per spacciare, cioè per fingere che... Insomma... Ma... Lavretta, è la seconda volta che mi capita oggi. Ma... già... Aspetta, non qui. Aspetta. Ok. Ma... Hai visto che anche la macchina a volte diventa un fantasma, Debbie? Sì, l'avevo vista prima, quando mi sei venuta addosso. Già, anche prima. Ogni tanto mi piace andare a vedere se le fogne stanno tutti bene. Ecco. Esatto. E dicevo, l'avvocato è stato messo, anzi addirittura lo sceriffo Baker ha accusato anche l'avvocato dicendogli, ma lei sta intracciando le nostre indagini. Sì. Pensa un po', è un avvocato. Appunto, cioè. Sì, vabbè, purtroppo quando... Ciao Debbies, ciao Piccolini, allora, ciao Velo. Tecnoid. Oh sì, perfetto, quello, ecco. Allora, come sta? Ha trovato lavoro? Sto male, non trovare questo cazzo di leone tedeschi. No, dovrei trovare questo leone tedesco, non so come cazzo si chiami. Oh grazie per la benda. Ma prego, figurati, ti ho visto un po' acciaccato, mi hai detto che non stai bene, allora te lo do e io sempre le nostre cose. Grazie mille, piccolini. Prego. Vabbè, da 4 giorni che cerco sto leone, lion, non ho capito, vabbè. Vabbè, ciao bello. Ciao. Mamma, non lasciarmi qui! Oddio, mi sento male. Motro risparisce. Guarda. Ma che macchina è quella? Okay. Non l'ho vista al concessionario. Senti, Debbie, se mamma chiede se può stare un po' con te. Vuoi stare un po' con la mamma? Sì. Però non in ospedale, sennò mi rompo le palle. Ma è divertente in ospedale, ti puoi bucare. Ma non me la danno, ma come? Ma poi è brutto perché stai lì, aspetti, arriva gente che parla e poi aspetti, poi arriva gente che parla. Ma no, ma ti diverti perché puoi fare gli scherzetti a Tony, allo zio Tony. Non poi so. Poi secondo me non rimane in ospedale, secondo me è andata a fare un bel giro. Così ti restituisce anche il telefono. Ce l'ho già, me l'ha già restituito. Ma quindi? Porto intanto Debnis a Nora? Cree? E come vuoi. Porto Debnis a Nora? Debnis! Dimmi! Rip! Elena ha detto, può stare con te tranquillamente, basta che mi fa sapere che sta con te. Sto lavorando per questo dobbiamo parlare. Ha detto, allora ti porto Debnis ora. Piano, c'è una strada, porcaccia la miseria. Sì, ma se vado in strada vado a trovare le fogne, cosa ti devo dire? Anche la mamma, ieri ho visto delle robe orribili dalla mamma. Lo so, l'ho visto anch'io. Sì, girava con la Porsche e vabbè, poi il resto è storia.
Difesa storia, sì, esatto. Ah, prima qua lo Yellow Jack ci stava uno che sparava e mi ha sparato la macchina, io sono scappata via. No? Baker mi ferma, che stava andando a prendere Debnis, mi ferma Baker e fa, lo sa che lei ha fatto un'inversione a U pericolosa, la devo multare. Stavano sparando. Ma ascolti, ma se ne vada a fanculo, stavano sparando e io ho preso e me sono andata fuori dalle palle, mi perdoni, sì. Eh. Sì, c'ero anch'io, confermo. Sì, e mi hanno sparato pure la macchina, che ho dovuto aggiustarla. Sì, c'ero anch'io, confermo. Ecco qui, vai dalla mamma, ci vediamo dopo, tesoro. Ah, va ciao. Bene, ciao. Ma... Oddio. Che? Oddio, ma che... scusa. E no, sono inciampato alla porta e poi non so come, magicamente. Vabbè, comunque, dov'è la mamma? Aspetta, aspetta, aspetta. Mamma. Ma c'è qua all'ospedale. Mamma. È qua, aspetta, sta arrivando. C'è la barba. Accesso no. Barba. Sta arrivando, ah, aspetta. Che cosa? Cosa succede? Che la mamma, successo? Voglio la mamma, voglio mia mamma, mi sto annoiando, voglio mia mamma! Stati calmo. No. Calmo. No, sono iper... Un po' di morfina, dai, un po' di morfina. Ma no, ma sì, calmo. sì, anzi, un po' di morfina. Come no, un scherzo. Morfina? No, sto scherzando, mi prendo in giro, me l'ha detto mio papà. Sofia, iperattivo. No, ciao, mamma. L'adrenalina. Stavo aspettando te, stavo cercando te. Come sei arrivato fino a qua da solo? Mi ha accompagnato Tina. Tina, e dov'è Tina adesso? È scappata via facendo scrrr in giro con la Tesla. Scappata via con la Tesla velocissimamente. Non vedeva l'ora di liberarsi di me, quella lì. Ma dov'è tuo padre? In macchina con lei. Vabbè. Vabbè, allora mi sa che ti tocca stare qua con mamma. Sì, andiamo facciamo a fare... qualcosa di bello. Andiamo per le persone. Adesso prendiamo qua il nostro direttore. No, mi sono già annoiato. Facciamo... hai fatto una frase troppo lunga. Io mi annoio, c'ho l'attenzione. Ma ti annoio una frase troppo lunga? Tu sei troppo contento con tuo padre, comunque. Ma non è il contatto con papà, sono i videogames, sono i telefonini, no? Adesso allora, aspetta, l'attenzione. Vieni, abbiamo là il tablet, vedi che abbiamo, là, abbiamo tablet, il computer. Vedi. Se vuoi ti metto qualche gioco sui computer. No, noioso. Mettigli un gioco, bro. Mettigli un gioco, Nicolas. Ma ti sembra un informatico? Io ho una laurea. Come? Il medico dovrebbe avere la laurea nel computer. Allora, facciamo così. Io ho una laurea in chimica. Silvestre, pensaci bella tu. Bella collana d'oro, mi piace la sua collana d'oro. Finta. Silvestre, facciamo così, salto. Sai che si offre volontario a farti fare un bel tour? No. Lui adora il bambino. Ehi, fammi fare il tour. Aspetta, zitto. No, non maltrattare mio figlio. Ti do una scossa se maltratti mio figlio. Che mio papà è Chris Reale, Vieni bene lì, maltrattarmi. Allora, qui è dove uccidiamo, operiamo le persone. Sì. Lo non uccidiamo. Con i bisturi. Sì, noioso. Oddio, posso prenderla questa? Sì, aspetta, ne prendo una e un attimo, aspetta. E se la prendo così. Wow, che figo! No, oh, ti siedi sopra tu, sì! Lascia, ti siedi sopra tu. Cioè, il mio ex marito ha deciso di non darmi letto il fatto che sto lavorando, quindi... Yeah! Perché non prendi qua il... Yuhu! Dottore, lo porti a fare un giro sulla sedia a rotelle? Sì, salga! Ma, sali. Sali! Vai, portatelo in giro, ma pesi vai. Troppo, però, porcaccia la miseria, come fa? Facciamo il contrario, va bene? Se no. Ce la fai a portarlo in giro, mamma ti regala un nuovo gioco. Lo sto portando in giro, guarda! No, più, portalo fuori. Aiuto, no, mi prego. Va bene. Tutto tuo, fagli quello che vuoi. Ah, che se... ah eccolo. Dottoressa. Arrivederci. Salve, signori. Salve. Volete carne fresca? Sì. No, ma che cosa? Ma quando? Seduta sulla sedia, proprio pronta da squartare. Ma che squartare? Allora, vogliamo un po' di... Ma rock, non è un po' pesante magari per lei? Quella è dentro, c'è mia mamma che sì. Ah, non so se è single, però.
Ma non è un po' pesante per te? Infatti è pesante, io correrei, ma non riesco a correre, è un po' dura, soprattutto con la neve, le ruote sono un po'... Vabbè, arrivederci, perché c'è mia mamma... Arrivederci. Oddio! Che cosa stavi dicendo? Eri niente, niente, niente! Stavo provando a vendermi ai signori. Ma come stavi provando a vendermi? No, no, un bravissimo ragazzo. Vieni qua, Deb, oddio santo. Ah! No! Come, oddio! E nemmeno male che c'è. Ma chi ha dato la patente a lei? Mi scusi. Ma non l'ho visto, stava correndo. Ma come non l'ha vista? Ma stava. Ma come fai a non vedere un bambino? Perché basta. Ma Magic, basta calciarlo. Spostatevi. Spostatevi. Siediti, siediti. Ma quale siedi? Che non ce l'ho. Oh mio Dio. Okay. Stai calmo, stai però bene. Il mio baricentro è spostato. Ma no, chiudi gli occhi in modo che non lo vedi. Sì, ok. Anch'io ne avevo adottato uno in Maro. Ciao, Debonis. Cosa? Domanda, ciao. Ma la tua stanza? Ciao, ciao. A casa tua hai una cantina? Sì, ho una cantina tutta mia. No. Ah, meglio. Sì, ci sono i vini. Magari ti porto. No, no, non ci tengo, guarda. Ok. Brasa, ti va, vediamo cosa si succede. Sì, fatto, sì, no? Non riesco più o meno ad alzare. Ah, stai bene, aspetta, mettiti qua, sì. Ti facciamo una bella attack. Sì, no, sì, ma facciamo, diamogli delle radiazioni gratis, dai. Sì. Tic e tac. Radiazioni gratis, sì. Ma chi se ne frega, meglio, crescono. Ho solo 10 anni. Con le radiazioni crescono più in fretta. Ma almeno ti ho di cocaina. Perfetto. Come fai a saperlo? Non esistono più le droghe di una volta. E neanche i bambini. Ok, attiviamo l'attack. Una volta l'oppio si dava ai bambini. A me danno il brioschi. Che cazzo è il brioschi? Allora, i risultati dell'attacco dicono che l'oppio. Stai benissimo. Cosa è diventata qua? Il parto della mutua? Che non è il dottore fuori. Ok. No, la Spider-Man. La Spider-Man. Yay! Comandante. Io no, capisco l'altro blu. Ciao. Scusi. Io sono qua. Non stare qua da vicino che stanno lavorando. Torna in ospedale. Aspetta. Bacius. Debinis. Sì, dimmi. Debinis. Vieni. Ti faccio un regalo, vieni. Oddio, sì. Poi me lo ridai, ok? Che dobbiamo fare uno scherzo, va bene? Sì, sì, vieni, sì, vieni, sì, vieni. Gli scherzi. Vieni. Dimmi. Usa questo. Oddio. Contro Nicolas, va bene? Sì. Tieni. Che cos'è? No, aspetta, chi è Nicolas? No, mia, non te lo posso dare. Aspetta. Ragazzi. Lo deve smontare. Eh? Per darlo lo devi smontare. Ah, vero, ecco. Sì. Beh, Nicolo c'è un esperto al maiolo, eh? No, è semplicemente che prima non si carica per diventare medico. Ah, no, non ecco. Ho detto niente, stavo scherzando. Che succede? No, niente. Gli volevo dare una cosa, un piccolo regalo. È tornata la roscia. È tornata la roscia? Sta provando. No, non me la fa smontare. Aspetta, vediamo se la chiamo roscia. Sì. Cosa, scusi? Non so come si chiama, la chiamo Rosa. Nora. Ecco, prendi. Sì, sono io, Nora. Va bene. Ma chi è dato? No. Chi è dato? Non riesco, è troppo profondo. Non lo fa più. Però. Spostatevi. Allontaniamoci tutti. Ah. Grazie. Sai su chi puoi usarlo? Che è tanto contento e felice. Lui. No, io... Lui... 3, 2, 1... Inizia a pregare! L'ha preso? No, non l'ho preso. Yeee! Peccato, trozzo! Sfigato! Vado negli sceriffi adesso. Mani in alto! Mani in alto! Mi siede in braccio. Deb, no. Non si fa gli sceriffi. No, non si fa. Ma vabbè, ma con il teaser gli può anche sparare. No. Allora spara lei! Sfigato! Non vorrei trollare, cioè, però è una roba da bambini. Vieni. Sta bene? Oddio!
Perché lei è vestito così? Non sparare col teaser addosso alle persone che non conosci. Lei chi è? Signora, allontanatevi da questa. Collega. Collega, Nicolas, puoi sparare Nicolas. E chi è comandante? Quello l'ha sparato prima, quello con gli occhiali. Tony lo conosci? Tony lo conosci, puoi sparare. Sì, ma Tony, ma non posso. Questo con gli occhiali? Sì, lui con gli occhiali, no, bravo bambino. Ah, no, non era lui con gli occhiali? No, no. Chi è con gli occhiali? Chissà perché mi è venuta in mente questa canzone. Deb, non si fa. Ma non è quello con gli occhiali, io voglio sparare a qualcuno. Questo con gli occhiali! Io non ho gli occhiali. Oh, wow, ma tu sei un pro, sei rimasto in piedi! Nessuno rimane in piedi! Mi hai preso sulla scarpa, meno male. Aspetta, sono storduto. Stordito! Storduto, che cavolo di lingua è? Ma di tra l'altro è stordito! Ci passi attraverso la porta? Penso di sì. È lui, questo qua con la giacchetta qui. Ah, lui. Questo! Inizia a pregare! Sei un buon garzone animato, inizia a pregare. Sì, preso il collo. Vuoi rialzarti? Basta, io lo ammazzi, sennò. Ah, perché si può una certa età. Oddio, mamma, no, scusa. Ti sei messo in mezzo nella linea di fuoco. Ora ti porto a casa e ti lascio a casa. No. Aspetta. Nora, lasciate stare Nora, allora. Deb, basta. Ce l'ho anche io quello. Sta bene, ce l'ho. Deb, basta. Cosa? No, ma che succede svenire qua? Che succede? Hai fatto svenire. No, hai fatto svenire. Ragazzi. Perché quel bambino ha un taser in mano? Me l'ha rubato dalla borsa. Dalla mamma. Sì, ecco qua. Non mamma. È svenuto. Fa finta. questo taser. Vedi, fa finta. Sto usando il taser, che ne dici? Signori, state calmi. Ma ne hai già uno. Oh, che succede? Levalo. No, il tuo devi levare. No, tu mettilo nello zainetto. Dammi qua il taser. No. Scusa, è che lo zaino è pieno. Allora. Scusa, devo portare mio figlio a casa. Che cazzo era? È pieno lo zainetto. Ma come diranno queste cose davanti a loro? Ma scusa, ma lo zaino era pieno. O metto il teaser o metto il fucile a pompa. E tirando dentro il teaser ho tirato fuori il fucile a pompa. Ma tiri fuori il fucile a pompa. Ma che poi chi te l'ha dato, papà, immagino, vero? Sì. Quando mai? Dio santo, Dio. Ora ti riporto da tuo padre. Va bene. Le avventure di Debnis dentro l'ospedale. Sono un sacco di patate mezze maturate che guardano l'orizzonte con la faccia e con la fronte. E anche oggi che succede, spero Nora? Di porto Deb da padre. Sale in macchina. E anche se mi pizzica l'anno, io voglio andare via lontano. Prima devi salire tu in macchina, Debris. Nora. Dimmi. Sì, un attimo. Esigo delle scuse. Dai, lascialo. Se no, cosa fai? Se no, niente, non faccio niente. Perché non posso. Allora, scusa, allora mi dispiace. Devo portare Deb. Allora mi dispiace tanto. Posso darti un abbraccio? Sì. Okay. Certo. Arriva. Il problema è che ha steso già un medico e tanto altro, quindi sei un bravo bambino. Grazie. Anche tu sei una brava persona, scusa. Arrivo un attimo e parliamo. Ma ti serve ancora il no, te l'ho dato. Mi apri la porta, sì. Mamma? Sì, prima mi dici che c'è. Grazie, andiamo. Ciao Deb. Mm-hmm. Ok, vabbè, sto arrivando alle nostre. Le ruote da fuori strada nella Porsche. Ok, arrivo. Vado un attimo a portare Deb dal padre e torno. Vai, tranquilla. Mamma! Dimmi. Siamo arrivati? No.
Perché hai le gomme da trattore, tra virgolette? Perché sono quelle da neve. E ora siamo arrivati? Ancora no. Dove hai lasciato la tua macchinina? L'ho lasciata... ai domiciliari di papà. Come? Paracata. Ti sei fatto male? No, io tutto a posto. Oh, madonna. Mamma, non sa proprio guidare. Aspetta un attimo. E nonostante le gomme da neve. Ehi. Dove sei? C'è l'house? Ok, allora torna indietro. Perché sono con Deb e... dobbiamo parlare. Arrivo. Ormai sono quasi arrivata. Aspetta lì davanti alla cittadina, in ospedale. E allora vieni al pencil shot. Siamo arrivati? Ok. Sì, Deb. Sì, siamo arrivati, Deb. Ma era qua che ti avevo chiesto se eravamo arrivati. Come che male. Deb, da 3 secondi mamma ti leva tutte le cose e ti mette in punizione per una settimana. Deb? Sì, no, tutto a posto. È solo che ho sbattuto un po' il ginocchio e mi faceva malissimo. Ti fa male? Mamma, ti ci mette qualcosa? No, tantissimo, però prima sì, ce ne sei su, capito? Sì, sì. Dio mio, cara. Sì, ma riesci a guidare o no? No, con questa neve mamma non sa guidare. Ha distrutto la macchina. Ecco, tuo padre. Gli ho detto, vediamo c'è il pinza shot, sì, ok, e non c'è. Mannaggia. Vabbè, petto qua. Ciao mamma, buon lavoro. Ah, no, okay. No, ma che c'ho? Devo parlare con tuo padre. Vieni qua, fammi vedere questo ginocchio. Sì, è il ginocchio destro, vedi che cammino tutto storto. Vieni qua. Vieni qua. Sì. Guarda che cosa ti sei combinato. Io? Tu? Che non sai guidare? Ma lo so, non so guidare, che dobbiamo fare? Va meglio? Aspetta che mi metto una bendina. Debnis, ti pago un'intervista alla radio? No, assolutamente no. Se ci vai ci vai con papà, se no no. Papà. Ciao papà. Ascolta, io sono disposta a tenere Deb tutto il tempo in cui non lavoro. Ci mettiamo d'accordo, per gli orari non è un problema. Mi ha steso un dottore con un taser che gli ha dato Tony. E poi ha cacciato fuori davanti gli sceriffi un pompa. Comunque, io rispetto il tuo lavoro, ti chiedo di rispettare anche il mio. Ma da quanto è che sei diventata così? Scusa, ti ho detto che ti do io 500.000 dollari a settimana. Non mi serve, voglio lavorare, non è che voglio fare la mantenuta. Devi stare con mio figlio, con nostro figlio. Anche, ok, anche tu e anch'io devo starci, quindi ci prendiamo dei turni. Grazie Simone Montagno, grazie. Come delle persone civili. Se sto lavorando, ti chiedo gentilmente di ripetere a te, non è che devi fare così. Pensavo proprio di non farlo dopo che non andava più l'audio. Tutto il tempo che voglio per stare con mio figlio. Io ti sto chiedendo una gentilezza di tenerlo fin tanto che io lavoro e quando stacco lo tengo io. Non ti sto chiedendo chissà che cosa. Andiamo da bo. Non prendere altre armi e non tirarle fuori davanti agli sceriffi. Come lo dice mamma? Sì, mamma, ciao, buon lavoro, no, grazie. Se dice vaffanculo, mamma. No. Vaffanculo, a te, lo spero che c'hai vicino. Wow, quanto è veloce questa macchina! Ma allora sei stata al lavoro con mamma? Sì. Pensato. Beh, divertente. Te, Tony mi ha detto che facevamo uno scherzetto, mi ha dato un teaser e mi ha detto di sparare a
cioè di colpire a un certo, non mi ricordo più come si chiama. L'ho fatto e lui poi si è steso a terra e non si è rialzato più dopo 4 volte che l'avevo colpito. Però dopo penso che si sia anche alzato. Poi sono andato dagli sceriffi, ho colpito un altro lì degli sceriffi, ma non uno sceriffo, eh. Peccato, perché non ho avuto l'opportunità. E niente, poi vabbè, cos'altro è successo? Non so. Vabbè, ti sei divertito però, dai. Sì, sì, mi sono divertito. L'importante è questo, dai. Anche se mamma è un po' con i pensieri altrove, però. Ah. L'importante è che ti sei divertito. Sì. Dovresti dargli una pulita a sta macchina, non si vede niente dai vetri. Lo so, Deb, ma tanto puoi tirare fuori la testa da sopra, che non ce la vedi, ho fatto levare il tettuccio. Sì. Tiri fuori la testa e via, si risolve. Ok. E noccioline, patatine, 5 minuti. E poi giù invece gratis consumazione e pago. Rieccomi, bitches! Ciao, piccolo. Ciao, bello Dennis! Oddio, ciao, bello! Ma tu non volevi lavorare da Amazon? Barista e butta fuori. Ma wow. io ci ho perso speranze perché. Perché non trovare quel caso di cose, certo. Di tedeschi. Come sì. Ma comunque. Ho trovato mia compare Madre Patriosia e allora. Le avevo detto che si sarebbe trovato bene con. Mio papà. Sì. Come si fa sussuori? Scusa, sorella. Muscolo U. Muscolo U, perché sennò tu mi spacchi. Yay! Fallo un po', papà, yay! Allora, yay? Devi soltanto fargli il contratto, che io non combino. In prova o... No, adesso è in prova. Come barman ha detto, come barista e butta fuori. Sì, barman e butta fuori. Sì, però questo qua è spuntato. Tutto quello che vuoi, amico. Guarda come è vestito, è spuntato dal nulla. C'ha le scarpe e ma te fate le ruote, c'è tuoti. C'ha, vabbè, i pantaloni, arriva lo so, sì. Paolo, lo so. Paolo. Cioè, capisci? Lo vogliamo al locale? Ma non so, questo è un locale molto formale da gente di un certo calibro. Sì, ma diamo noi le divise per lavorare. Ah, ok, allora. Allora sì. Perché no, non ti sto simpatico, Dennis? Sì, mi stai simpatico, non mi sta simpatico come ti vesti, ecco, tutto qua. Ah, non ho soldi, amico, non ho soldi. Studi e non diventare come me. No, tranquillo, non ti diventerò come te. Vabbè, vieni qua invece di piangere. Pensa un po'. Non mi deludere, lavora bene, comportati bene. Dai, fuori, sì, puoi sì, parlare sì. Con mia zia. Che è serio. Ok, vieni qua. No, niente, non devo dirti niente. Ah, allora vado in bagno. Ho fame. Ho fame. Prenditi da mangiare. Ma ecco dove? Qua. Me lo dai tu? Ti cucini tu qualcosa? Sì, vieni in cucina che ti do. Voglio una... It's a good girl, turn me on till I heard them on. Let's get it on. Capito? Sì, anche una pizza. No, patatine fritte. Sì. Che so, sfigato. E questo è tutto quello che ho. La pizza non ce l'ho dietro. Dai, mangia. Vado a fare pipì. Ciao, buona pipì. Scusa. Bello questo, che cos'è? Una conchiglia, un diamante, figo. Bello. Bene ragazzi, io direi che terminiamo qua questa live. Pensate che oggi siamo in live. Ok, quasi mezzanotte, cavolaccio. Ragazzi, grazie a tutti quelli che sono rimasti fino adesso. Grazie di cuore, ci vediamo domani su YouTube alle 15. E basta, credo. E poi domani sera, naturalmente, con un'altra live. Sì, fatti una riunione, ma la riunione inizia quando finisco io di fare live, quindi proprio senza impegno.
Quindi, grazie a tutti, ragazzi. Ciao, Sala Ferdialla. Ciao, Andrea STN. Spero di averlo detto ma bene. Ciao, Simir Cani. Ciao, Sam YouTube. Un saluto a Davide Messina. Ciao, Sam, di nuovo. Ciao, Piera, buonanotte. Ciao, Alessio di Gaetano. Ciao, Alessio Tumiello. Spero che la live vi sia piaciuta, ma a dire dai mi piace direi proprio di sì. Ciao, Vinci Gamer. Ciao, Gabriel. Ciao Gioele Storniello, ciao Marco Tamiazzo, ciao Iari De Bianchi, un saluto a Ciro Barbera, ciao Xenia, ciao Riccardo, ciao Marco, oddio ma aspettate, le sto leggendo sempre gli stessi o è una mia impressione? Ciao Cristian Carrano, ciao Alessio Russo, un saluto a Kamat Mulak, ciao Diego MK, ciao Foxyman, ciao Simone Arrighi, ciao Cristian Liguori, un saluto a Losi Vicuz, ciao Matteo Ippoliti, ciao Danny Bargadani, un saluto a Luca Di Marino, ciao Bance Amadou, scusami, ciao Stefano Ram, ciao Davide Rotondo, ciao Diego Spagnuolo, e perché questo viene qui da me? Ciao Riccardo Sollazzo, ciao Gabriele Pappapicco, un saluto a Claudio Torres, ciao Nico, ciao al mio abbonato Emanuele Urselli, grazie mille Emanuele, ciao Anto Pro Game, ciao Cernat Alessio, un saluto a Savino Leonetti, ciao Alessandro Foti, ciao Antonio Carusone, un saluto anche a Marco 056, ciao Angelo Gencarelli, ciao Claudio Torres, un saluto a Francesco Asinari, ciao scende, Lolio scende, il Pro 2011, scende, viene a cambiarti. Ciao Mods23, un saluto a Eddie Pascal, ciao Sabino Leonetti, ciao Diego, già salutato, ciao Rabergino, ciao Nerd, ciao Nicolò Brandi, ciao Andrea De Lorenzis e infine un saluto a Francesco Orefice, grazie mille. Ciao Rami Dridi. Ragazzi, ci vediamo domani, mi raccomando.